let's go. Come siamo già in là? Non è vero. Sì. Ah, io quindi a questo punto dico ah, e veniamo bannati da salve questo. A tutti. Ma come siamo già in siamo live? Già in live, Vez. Ma non è vero. Ma vedi dei counter? Non è vero, non ci credo. Siamo già in live. Io voglio avere qua qualcuno che mi faccia vedere, mi dia le prove che siamo in ma live. Parla nel cazzo di microfono almeno. Il microfono. Ma non siamo in live. Siamo in live. Non siamo in live. Siamo in live. Ma non c'è ancora il counter. Perché è già finito. Adesso io dirò le cose. Vi ho tenuti di là così da farla iniziare senza nessuno. Era una gag. No, siamo anche in live nel canale giusto. Ma non è aggiornato gli sub, gli abbonati. Aggiornati in live. Sì, adesso dirò le cose che non si possono dire in live. Dice che sono aggiornati, Pingu. Esatto. Sì. Ah. Esatto. Ci facciamo bannare. Ci facciamo bannare, visto che tu dici che siamo in live. Come la mettiamo? Ma prima, sigla. Ancora. È un genio. Ah, ora siamo in live. No, eravamo già in live. Benvenuti. Oggi siamo in 4 Cine. Siamo in live sul canale giusto. Dici di sì. Questa non è una live. Ma eravamo in live. Sì, eravamo. Sì. E ora è iniziata una nuova live. No, ha semplicemente rimandato la sigla, ma c'è già stata la sigla. Io penso di essere ancora palesemente perculato. È stata una bella gag. Siamo in live. Ma quindi tu, Pingu, puoi mandare la sigla a piacimento. Sì, non so più. Magari. Oh. Ma puoi dire cosa facciamo? Non si può fermare. Dimmi cosa facciamo, perché non abbiamo capito. Oggi parliamo di una puntata che non capiamo se si può fare o meno, ma soprattutto di Nick, che è un esperto. Gli hanno staccato il microfono perché è finita la sigla. Ci sta. Oh, allora, no, ho subito una domanda per la chat mentre la apro. Ciao. Che qualcuno. Chi è che mi ha staccato l'iPad che era in carica? Io. Ma quel caricatore è mio. Ma era qui. Ci sarà un motivo se sono l'unico che ha ancora il caricatore del suo iPad. Fra, voi li perdete, quindi non usate il mio caricatore. Allora, tu sei veramente. A parte che non so cosa stai facendo con quell'iPad perché non lo sai usare. Non so perché cazzo lo usi. Ah, ok. Che cazzo lì non lo sai usare? In che senso? No, che tutte le volte ce l'hai davanti, ma non capisco realmente quando lo guardi. Grazie che l'abbia portato, che l'ha tenuto 8 mesi a casa appunto, sua. Tu quando usi il tuo? Beh, non lo so tutte usare le volte. E gli altri 3 computer che hai? No, tu non sei capace. Allora, però aspetta un attimo. Io ho lasciato qua tutte le puntate. Io ho tirato un fisso che tu non stai usando. Ma il fisso è tuo. No, è tuo. È tuo. Te l'ho dato. Io non lo voglio. Va bene, lo butto. Va bene, ok. Ma faccio un esempio. Telefono azzurro. Domani. No, basta. Ma tirare via questa roba. No, vi faccio vedere, domani esce un video riconosci interno dove dovevamo... Non è vero! No, non è vero, esce impanatura. Scusa, giovedì esce il video riconosci interno dove... Ma se dici riconosci interno a casa, che cazzo capisco? Quello è il bello, cioè okay. Creare un po' di mistero. Dove? No, praticamente io e Nick dovevamo registrare audio e video dell'uscita del suo Mac di Nick. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto solo il video e niente audio. Quindi Pingu è impazzito a sincronizzare. E Tonno prima ha chiesto se era colpa mia o di Nick. Ci siamo presi la colpa al 50%. Sì, abbiamo fatto un bravi, contratto. Ma è proprio un contratto, diviso, ci sta, figo. Cioè io ho guardato Frank non e so come e l'hai detto, convinto. È colpa tua, okay. E lui mi guarda e fa no dai per favore facciamo carini tutti e due. Ho detto ok va bene. Veramente? Due, sì. Ma non è da Frank ma così comunque lo le colpe così. Hai backstabbato. No, è stato un contratto di colpa. Io ho fatto, abbiamo deciso. Io però ho fatto non tipo... era questo il punto. Ah, no, volevo solo finire che io a un certo punto ho chiesto a Frank, ma quindi per la prima volta non è colpa mia? E lui mi guarda e mi fa, no, guarda, tu sei troppo stupido questa volta per darti la colpa. Era impossibile darti la sì, colpa è su una di quelle cosa. Cose che sai già prima che non può farla tu. Sì, e vai! Che non è male come cosa. Però è figo, cioè, ti permette di avere la nostra più grande colpa è che avevamo fatto le prove col computer. Eppure si vede sì, che non ha davvero le prove. Quello è veramente grave. Un po' come te con la fonduta. Comunque, esatto. Spieghiamo un po' per mettere dell'hype. Non è il prossimo video che uscirà, ma è quello ancora dopo. E praticamente... Beh, questo io mi, è una modulazione. Io mi scuso perché di solito... Puoi anche sono... girare quella birra no. Che è tutto un placement. Scusami. Io, ah, vabbè, non è nulla placement sembra qua. Sembra il Mike, ma è tutto placement qua. Vabbè, ma lui sarà Poretti di fianco. Io non è uno spritz Aperol. Uno spritz Aperol. Non sai che è più buona quella normale? Dell'acqua. Perché mi sta guardando quella normale? Sì. Okay. Ma qual è, scusa, quella normale?
Angelo Poretti. Ma io non tre luppoli, questa è 9 luppoli. Ma c'è anche 6. C'è anche tipo 5. Anche la 6 luppoli. La 4, io non capisco. 9 troppi. 9, okay. 9 troppi. Vabbè, non ci capisco mai niente. Vabbè, praticamente infilano cose dentro il cibo e indoviniamo. Non solo cibo, oggetti. Non è, secondo me. Allora, praticamente, ma così con questo non si capisce ancora. È fatto così. Ma cosa no, infilano? Non è che si infila una roba dentro, capisci? Praticamente abbiamo noleggiato. Metti il cazzo dentro un cibo e cerchi di capire che cos'è. Perché è una visione distorta. Abbiamo noleggiato un obiettivo lunghissimo, una spranga così. Era che è sottilissimo e poteva entrare dentro le cose. Sì. E quindi il concetto è che praticamente noi entriamo dentro le cose. Lo stai spiegando poi a me, ma io lo so. No, ma spiegavo anche alla gente. Guardali negli occhi. No, e quindi noi entriamo dentro come un missile alle cose e poi usciamo fuori. E l'unica cosa che secondo me non è stato troppo apprezzato questo nostro entrare dentro le cose, perché no. A noi sul momento quando l'abbiamo fatto io e Nick, che entravamo dentro le cose più assurde, ci sembrava una figata pazzesca. Poi a vedere però le reazioni di Nelson, Cesare, ma anche di Frank, erano tutti mega delusi. Anche perché voi dovevate fare l'ingresso e l'uscita per poter in montaggio. È arrivato George Lucas. Minimo. Secondo me gli ha fatto degli errori di calcolo, però... No, tu ti sei incominciato a spaventare mentre filmavamo. Sì, perché mi ero reso conto che non stava venendo bene. Ma se facevi delle proposte che non stavano né in cielo né in terra, ti entriamo nel culo, come faccio io? Non ho mai fatto prima. Ma l'abbiamo fatto quello alla fine. L'abbiamo fatto, è vero, l'abbiamo in fatto. In fondo alla puntata, come può confermare Pingu, ci sarà il culo di tonno. Verissimo. E... Ma la vera domanda per noi oggi, e ti chiedo Pisco se riesci a far partire un sondaggio, è: sapete cos'è l'estratto di carne? Ah, non vale cercare su. Vabbè, non sei, vabbè. Cos'è un estratto di carne? Per il video che dobbiamo fare giovedì ci è stato chiesto di comprare l'estratto di carne. Non lo conoscevo neanche io. In realtà adesso avendolo trovato su Amazon e comprato, credo di aver capito cos'è. Ma c'è anche in supermercato? Non lo so. Avevamo questa lista, abbiamo detto ok, compriamolo subito su Amazon perché non siamo sicuri di trovare al supermercato. Okay. In realtà avendolo comprato credo che si trovi anche al supermercato. Il cioè, si chiama Forest un altro, è un modo strano. È buonissimo ma salatissimo. Io mi sono fatto l'idea che sia una sorta... penso che sia una sorta tipo di dado. Che cioè, cos'è l'estratto di carne? Sia una roba carne. Stile dado che tu aggiungi per dare quel sapore. È un po' come il concentrato di pomodoro. Ma soprattutto usi il concentrato di pomodoro. Per dare... Sì, no, però per dare quel no, pizzico... per fare ragù. No, ok, però ragù dico... bolognese. Grazie al cazzo. Ragù alla quasi bolognese. Sì, ma non usi 8 barattoli di estratto, usi un tocco di estratto. No, usi un tubetto intero triplo intero? Concentrato. Ah, ok, io pensavo solo un pochettino. No, perché per dare tu usi quel la passata tocco. Di pomodoro. Esatto. Perché tu non l'hai letto il libro di Bressanini. Come al solito. Praticamente tu quando fai ragù devi asciugare. No, è arrivato il figlio di Bressanini. Vai. Saluto suo figlio che so che una volta ci seguiva, non so se ci seguo ancora. Stavo per lanciare di nuovo il jingle. Ah, comunque noi mi sembrava un po' offensivo. No, ragazzi, invitiamolo o virtualmente o comunque in presenza fisica. Vogliamo fare una live sta con Bressanini. Sta chiamando la proprietaria dello studio. Porca vacca, rispondi pure. Rispondi qua. Vabbè, non rispondo. Vogliamo se ti chiama a quest'ora. No, ma l'avevo chiamata di questo studio. Sì, di questo studio. Niente, yak. Non siamo sciogliendo. Va bene, non siamo i proprietari di questo studio. No, ci avete beccato. Praticamente oggi siamo in lutto perché è morto il condizionatore. È vero. E ce l'abbiamo una canzone. Più che noi, in realtà, è il lutto alla regia. Per non si sa quali motivi, tra l'altro. No, infatti, ci abbiamo stato di parlare dei 5 gradi. Funeralica. Ma porca. Questa faceva la ride. Bella, questa mi è piaciuta. Bravo. Questa bella. Sì, vai. No, non ce l'ho. Non ce l'ho. Cioè, ce l'ho, ma lo scelgo io quando lanciarlo. Non è che me lo devi mandarlo. Mi piace però che c'è ormai una lotta tra te e Pingu per capire. Cioè, questa rubrica ti si è rivoltata contro. Ma in realtà è raro che lo lanci lui. Di solito siete voi che lo lanciate. Sì, è vero. Contro di me. Guarda che sto guardando lo sguardo di Pingu se ride. Oggi mi ha mandato a fanculo perché ho beccato che snoccioli i rosari mentre monta. E si è incazzato. Ma potrei dire una cosa del genere. Ah, è vero, c'ha un rosario gigante. È vero. Fra. Adesso tu vai. No, lo prendere... sta nascondendo. Piagalo! Pingu ha un rosario. Se l'è messo nelle mutande. No. Ma cosa vuol dire? Ha messo il rosario nelle mutande. Ma cosa dici? Potrà fare quello che gli pare mentre monta. Se vuole essere cattolico, che sia cattolico. Intanto c'è una maglietta con una tipa mezza nuda con una croce al contrario in fronte. Vabbè. Ma gli potete vabbè. Dire questa no, cosa. No, è vero però. Ma non è vero. No, è che cos'è? Scusa, girati no, è vero. Scusa, Pingu, gira. Ma veramente? Cazzo, è vero. Anche bianco e nero io non vedo bene. Dietro c'è tipo l'Ave Maria in tedesca. Perfetto.
Vabbè, ma di che cazzo parliamo? Aspetta, stai dicendo Bressanini. No, Bressanini ufficialmente invitato anche in maniera virtuale, ma non per parlare di chimica, perché lui si è, lui ha proprio detto nelle storie. No, è vero, questo no, perché tra viso e messaggio non ci sta. No, Per parlare di fumetti. Ma io ce l'ho già pronto, una serie di podcast in cui lui ci racconta com'era leggere i fumetti Marvel ai tempi. Ma perché una serie di podcast? Perché secondo me infatti Frank la deve sempre complicare. È più figo. Una serie di podcast su come era leggere i fumetti. Ma lui li comprava appena usciti. Ma non possiamo prima fare e quindi anch'io compravo i fumetti appena usciti. Tipo, ma non tipo è vero. Tutti i manga che ho a casa. Ma io ti ho sentito prima che parlavi con Tonno e dicevi: io sono indietro con tutto, non riuscirò mai a mettermi in pari. Ma che cazzo, ma infatti, diceva lui che è indietro? Una cosa che non, non sto leggendo quella non serie. Si è capito se Tonno è davvero in pari con One Piece o no. Perché Tonno gli ho sentito dire in presenza di altre persone che lui è un esperto di One Piece. No, non ho mai detto. L'hai detto. Non l'ho mai detto. Ha detto: sommo puta, fammi una pippa. Non ha detto di essere esperto, però ha fatto capire. Massimo esperto, sommo puta, succamelo. Io gli ho sentito dire questo. Non è vero. Ha fatto capire, intendere di essere una persona comunque esperta in pari con One Piece. Assolutamente. No, non sono neanche in pari. Cioè, ammetto questa mia mancanza. Ha detto: Dario, ma scusa, succhiami la capoccia. No, prima stavamo parlando di Dolly Noir. Okay, dovevi aver ragione. Che sta arrivando qualcosa da Dolly Noir. Io ho pensato potrebbe arrivare la roba di One Piece. E quindi, per accaparrarmi la roba di One Piece, ho detto: io sono massimo esperto. Tu, Nelson, non la puoi toccare, non la puoi vestire perché non sei neanche arrivato a metà della serie. No, hai detto impari. E io ho detto: manco tu. E tu hai detto: sì, io sono impari, mi mancano solo 10 numeri. Esatto, ho cominciato a mentire spudoratamente. Deve andare peggio. Ma quale sei? Ah no, comunque veramente. No, sono no. Senza vergogna. No, caso. Aspetta, perché io mi ero fermato tipo al 93. Ah, okay, beh, tipo, no, ma aspetta, però dopo ho cominciato a leggere le scan. È solo che non so come poi vengono le divisi. Le scan illegali. No, no, tutte legalizzate. Ah, okay. Lei ha comprato gli originali e poi ho comprato le tavole originali. Non so quanto sia illegale. Perché è illegale, ne abbiamo già parlato. Sì, ma finché non escono le cose, poi li tolgono. No, non si può fare. Devi avere pazienza. Jandrums non erano scan, erano le tavole ufficiali di Oda che ho comprato all'asta adesso. Non sai neanche come funziona un'asta. Ma quindi di cosa parliamo? No, stavo pensando. No, aspetta. Prima tranquillizziamo la chat, perché naturalmente la chat deve sempre sapere tutto. Dov'è Cesare? Dov'è Cesare? Non Cesare so. È caduto. Alta via delle Dolomiti numero 2. Però è caduto. Ma posso chiedervi perché non vi siete messi? È caduto, non si scherza, sta molto bene. Male. Ma perché non vi siete messi? Quello non l'ho capito. Ospedale Maggiore, pronto soccorso. No, poi va là, non c'è nessuno. Dovreste ripetere la domanda. Aspetta, c'è una esploso domanda. Il mixer. Ah, allora la domanda è: sapete cos'è l'estratto di carne? No, non questo. Qual è la domanda? Quella che ha fatto Nels. Vabbè. No, io avanti. Ho detto: perché non vi siete messi pari? 2-2 invece. Perché Frank non si può spostare. Scusa, io pensavo che tu intendessi perché non si è messo lui al centro. Però visto che l'hanno centrato sul quadro. Sono stupido, ok? Non l'ho neanche calcolato. Ah, io dicevo 2-2. No, mi piace stare okay, okay. Nel mio posto. Ci sta. Comunque, oggi non parliamo di tutto questo, ma in realtà è venuto fuori un po' di. Sono venuti un po' fuori argomenti da weekend. Argomenti. Quelli che abbiamo. La roba che abbiamo fatto nel weekend, cioè niente. Quindi alla fine. Oh, finalmente. Interessantissimo, Nelson, ma passiamo a... Allora, grazie. Dato che parliamo di weekend, ho bisogno di condividere con voi un avvenimento nel mio weekend. Ci sta. E, faccio questo cappello introduttivo sempre doveroso, per chi non sapesse, e ci sta a sapere sempre comunque, che Nels Fact non è altro che fun fact. Se non sapete l'inglese, fun fact vuol dire fatto divertente. E... quindi se sostituisci fan con Nels... Cazzo succede? Non ti stanno ascoltando. Si sta facendo le maracchelle. Ascoltami! Si sta facendo le maracchelle in regia. Cosa stanno facendo? In questo momento vedo Pingu con un braccio. C'è sotto l'animale. Sta strozzando qualcuno. Sì. No, ce l'hanno giocando con... da chiapparello. No, gli si è incastrato il cavo delle cuffie sotto le ruote della serie. Quante volte succede questa cosa? Dicevo. Scusa, stavo più divertente. Bello che poi intanto non può cambiare camera. Fan fact. Vabbè. Scusate. In questo weekend sono entrato con il mio amico Ricky in una GameStop e ho comprato una bustina di carte Pokémon, una bustina di carte Magic e una bustina di carte Yu-Gi-Oh! Ma non le vendevano in edicola? Stai zitto. Basta? Fine. Finite? Sì. Ah, ok. Questo è il mio weekend. Ok, ma la cosa che ti chiedo è... Non le ho ancora aperte. Perché? Fuori o dentro la Nels Fact? No, fuori, vorrei fuori, cioè... Siamo fuori? Ok, e...
Perché, allora... Ma Nick, porca miseria, ma alzati se devi soffiarti il naso. Poi ma... si è alzato a prendere la carta, è tornato a sedere e si è soffiato il naso. Dai, Nick è inguardabile, ma cos'è? Ma ti scortica il naso lo Scottex. Ma veramente? Sì. No, non lo so. Hai preso antistaminico. Bravo, no. Coglione. Scusa, andiamo avanti. No, non lo so. Allora, sicuramente mosso un po' dal voler fare vlog o storie della cosa. Mi sembrava una roba carina. Vedere come suona adesso. Ah, ok, cosa. Un pezzettino, dicevo. Un pezzettino. No, sì. E poi fatto. Il blog no. Si intitolerà no? Ho aperto tre bustine diverse. Ma non è un quante cazzo di cose succedono in un no, blog? No, hai ragione, Porca ragione. Troia. Nick, porca miseria, non ti puoi alzare. E poi... Ma poi lo fa apposta, ma veramente. Cioè, non capisco. Ma poi diverrà un embolo fra poco. Un po' anche per curiosità, perché ho deciso in questo tempo, per vari motivi, di valutare la possibilità di collezionare qualcosa. Come cazzo qualcosa che ma adesso tu hai provato a collezionare tutto. Ma infatti... Ma tu non collezioni niente. Action figure, chitarre, fumetti. Action figure, è vero, fumetti. C'ha ragione. No, 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 c'ha ragione. Quali? Dai, vai, dimmi. Chitarre. Che chitarra ho collezionato? Tre. Ne ho una che mi ha regalato mio padre. Dischi, vinili. Quelli li sto ancora comprando. Ok. Quante ne hai ascoltati? Aspetta, ma chi se ne frega? Quelle diverse a collezionare. Ma non li colleziono, quelli li prendo, quelli che mi piacciono. Beh, infatti, non è collezionismo. Ho scoperto una cosa. Ho scoperto una cosa di vinili che veramente piace un botto. Un canale che si chiama Analog Journal. Basta ste robe analogiche. Sono persone che mixano con i vinili. Fighissimo. Sono dei mixoni di 40 minuti strabelli. No, vabbè. Non lo ascolterà mai. Perché volevo vedere com'erano diventati. Okay. Per valutare. Poi dobbiamo prendere quelle di One Piece quando escono. Ah, sì, è vero, quelle di One Piece. Però queste, volevo vedere come erano diventate. Perché io non compro una bustina di carte da, saranno 10 anni. Però è una di quelle cose che poi dopo, cioè, devi stare certo perché ci spendi un botto di soldi. Sì, io sto proprio cercando qualcosa dove spendere. No, io assurdo, ho un amico che... Ho parlato con lui, tra l'altro. Ah, ok. Lui... Per farmi spiegare. Ma tu lo sai, vero, che lui gira costantemente con nel baule, con lo zaino pieno di carte e tutto il tempo va sempre a fare scambi e, secondo me, metà dei risparmi li sta mettendo... Sì, sì, che ci sta alla fine, perché è tutta roba che rivendi e comunque dei soldi li fai. Però è assurdo il mercato dietro. Ma devi vendere delle carte? Ah sì, così. Ma mi ha spiegato un po'. Sì. E vabbè, questo. Beh, io ne ho comprato 7 fumetti di Star Wars. Ah, figo. Cioè, quelli tipo li colleziono, li vorrei collezionare. Quello ci sta. Cioè, li imbusto tutti, cerco di tenerli bene. Perché hanno iniziato ad uscire da poco, da quando la Disney ha comprato il brand. Io sono un po' contro il collezionare fumetti, ok? Soprattutto tipo metterli nelle buste, tutto, okay. A meno che non ci vuoi fare realmente i soldi. Cioè, se io ti piace fare. Ah, ok, se vuoi farci quello. No, credo ci farò No, però dico, se è una roba che ti piace... No, che in italiano, sì. In inglese? Certo, su stronzo. A me rompe le palle. Perché nel momento in cui le voglio andare a rileggere, devo tirare fuori la bustina. No, invece in realtà ci pensavo, ho detto, secondo me il fatto che io li abbia usati è figo. Dillo a John Walker che li vorrà comprare tra 30 anni. Pensare che sei un meta, secondo me aiuta. A pensare che se tocco una pagina il valore aumenta. Era Mida, cazzo. No, seriamente, li vorrei leggere con i guanti. Ma prendi dai, due. Non puoi leggere un fumetto con i guanti. È molto figo leggere le cose con i guanti. Uno costa, allora, se lo prendi appena uscito, però mi dimentico, lo trovi sui 15 euro su Amazon. Non appena uscito, anche 22-23. Che sono tanti. Se ci vuoi fare dei soldi ne compri due, uno pensi di vendere. Troppo, leggere i libri con i guanti ti fa sentire tipo Nicolas Cage nel Mistero dei Templari. Quando va nella libreria a vogliare la cosa di indipendenza. Quella sempre stanca dice però di leggerli anche con la mascherina, perché in effetti il fiato potrebbe andare in fluido. Rimani impegnato nelle pagine. Te li avevo prestati, me li hai riportati che sono una merda. No, non è vero. Sì. No, non è assolutamente vero. Tu giuro. Ti ho riconsegnato tutto perfettamente. Perfetto, in realtà non l'avevo messo assurdo, perché l'avevo messo dentro l'armadio e poi ci avevo messo sopra delle lenzuola piegate sopra e si era tutto stropicciato e forse non te l'ho mai ridato per la vergogna. Qual è? Si chiama è uno fantascientifico. Stai mentendo. No, te lo giuro. No, stai mentendo. No, te lo giuro, fantascientifico, si chiama Saga. E io quelli t'avevo dato. Non te l'ho mai visto tutti quelli in inglese. T'ho dato quelli in italiano. Poi. Sì, mi hai dato quelli in italiano. Ah, vabbè, che se ne frega. Ah, ok, posso. Perfetto. Frank mi ha scammato questo weekend. Perché? Perché ti ha scammato? Posso raccontarlo? Cosa devi raccontare? Del libro. Ah, praticamente, allora sono andato a Peccioli, che era questo evento del Post. In realtà non è un evento del Post, è un evento che fanno a Peccioli, che è un comune in Toscana dove c'è un cazzo. E quindi era organizzato anche dal Post e vendevano i libri del Post, cose spiegate bene. Sì. E, ma
No, lì mi hanno scammato loro. Allora, perché c'è scritto a lettere cubitali che tipo il 25% di quello che spendi tipo ti ritorna. Ok. Una frase del genere, non mi ricordo esattamente, della serie c'è lo sconto. Ah, ok. Hop. Sì. E cos'è successo? Che ero in libreria e arriva Luca Sofri, il direttore del Post, sì. Io vedo che compra un che libro. Scrive, c'è Luca Sofri in libreria. Sì. Okay. Ma dove sei? A Peccioli? Sì, sono a Peccioli. Va lì e compra il libro di cose spiegate bene, l'ultimo volume. E già lì lui che compra il libro del Post. Ma perché ha detto sì. Che li aveva finiti. Ma anche lì, ma scusa, ma loro vanno a Peccioli e non si portano i libri. Ma di recente è successo a Kalel, un saluto a Kalel, che si è comprato in fiera, il suo libro. È andato in fiera, l'editore non gli ha fatto trovare i libri in tempo e quindi ha mandato uno nelle librerie del paese a comprare i libri. Imbarazzante, ma com'è possibile? Cioè, poi inviti un ospite e non hai i suoi libri a disposizione. No, il suo editore? Ah, il suo editore? Non li ha fatti arrivare. Ma ancora peggio! Ma è che purtroppo in quei casi devi trovare una soluzione. Okay. E quella è la soluzione, è comprarteli. Quindi lui lo compra e lo paga 14,25 euro. Ok, sì. Ok, quindi scrivo a Nick e dico: oh, lo vendono qua, costa meno. Luca Sofri l'ha pagato meno. Quindi, però non è che gli ha chiesto cose. Cioè, gli ha detto: oh, sono 14,25. Ma gli ha fatto uno sconto, quindi solo perché era direttore del Post. Quindi Nick gli dico: ah, lo vendo, non c'è lo sconto. E gli fa: prendimelo perché lo devo ancora comprare. Sì, no? Sì, detto, vabbè, solo che io poi lo vado a comprare. Io lo volevo comunque. Ho pensato di scriverti per ma perché no? Cioè, ma addirittura, ma sei stronzo? Ti ho detto che la mia ragazza è andata in libreria per cercarlo, non l'ho trovato. Sei la prima persona a cui ho pensato, ho detto, vabbè, non ce l'ho scritto, no, che oggi è domenica. Ma poi io gli ho fatto proprio racconto. Un messaggio bellissimo, Frank. Vogliamo parlare di te che vai in fumetteria e non mi compri un action figure? Fra, ero di fretta. Ero di fretta. Dicevi, te la comparta dalla Scozia. Ma io ho preso di tutto, li ho presi. Sì, infatti. Vabbè, no, è successo che quindi lo vado a comprare per Nick, ma lo pago 19 euro. Okay. A quanto pare lo sconto, loro quando compri ti chiedono: ma tu sei di Peccioli o dintorni? Io, no. Ma allora, no, devi dire di sì. Ma non ci sta. No, 19 euro. Prezzo pieno. Dovevi solo dire sì? Sì, loro ti chiedono: sei di Peccioli o dintorni? No. Figurati se Frank può mentire davanti a una. Tanto non sarebbe corretto. Tanto che gli ha consegnato il libro stamattina con dentro lo scontrino di 19 euro. Per provare che la paga 19 euro. Certo. Perché io non pensassi male di Frank che mi ha fatto pagare più di Io adesso ho collegato tutte le cose. Io sono stupito che tu non abbia detto niente. Perché io ti avevo parlato del fatto che non si trova in libreria. Infatti, mi ha fatto scatto in libreria. La mia ragazza ha fatto una figura di merda cercando in libreria. Ti racconto anche di merda. No, è stato un po' perché l'ultimo volume è sulle droghe. Quindi è andato a chiedere hai il libro sulle droghe? Hai una droga? No. Dovrebbe essere uscito dovrebbe essere uscito il nuovo volume del Post. Il post e poi si sono tipo interfacciate per tipo mezz'ora dicendo il post ah ma Passenger il passenger perché è un'altra rivista che prende di Arborio, che grandi geccone fra librai comunque. Tra librai esatto e quindi alla fine e non mi ha detto niente. L'ha detto a me. Comunque mi fa mega ridere, posso dire una roba? Sì. Che la gente ti trovi sempre quando tu sei in giro e ti vorresti fare i cazzi tuoi. Cioè, io ero con Nelson e è arrivata una tua foto di te in giro. No. Tu lo sapevi questa cosa? No. Quando ti ho chiamato? Quando ti ha chiamato Nelson, mi ha fatto mega ridere perché secondo me mi hanno fatto una foto. Ma gravissima, questa è violazione della privacy. Mi hanno detto: Matteo, che cazzo fai? Mi ha detto: ma è possibile che ci sia Frank a Peccioli? E faccio: che cazzo è? E fa: c'è uno che è davanti a me, non so se è lui però. E mi ha mandato una foto. Effettivamente è successo. Ero lì a mangiare, è arrivato Shy Breaking Italy con il suo manager. Ma l'hai salutato? Alla fine sì. Però appunto è arrivato con il manager e un'altra persona e ho detto: oh figo, è arrivato Shep, non è che vado a rompergli le palle. Ma non gli hai detto: sono Frank di Space Dopo Valley. Nelson mi chiama, quando metto giù guardo il manager Matteo e lui mi saluta, allora lo saluto anch'io. Quando mi alzo al tavolo vado a scambiare due chiacchiere. Ok. No, ma con chi? Con Shai. Ah, con Shai. Sì, però all'inizio è durato poco. Ma posso raccontare la cosa del libro? Ma è stato un semplice scambio proprio... Okay. Ah, ciao, come mai sei qui? Ah, realmente con la voce? Me lo sono sempre chiesto. Sì, uguale. Ok, fighissimo. Come mai sei qui? Sono venuto per vedere te. Ah, wow. Classica roba da Shai. Poi gli dico: guarda, mi imbarazzano queste cose, quindi vado in bagno. E sono andato in bagno. Ma cosa vuol dire, Frank? Sì, ha lanciato una bombetta fumogena e è andato in bagno. No, dovevo andare in bagno. Torno dal bagno e il suo manager fa: ma scusa, ma tu sei suonato il 1° maggio e ti vergogni per queste cose? Dico, vabbè, è diverso. E quindi siamo messi a parlare un po'. E poi dopo hanno detto: ah, è libero il tavolo. E loro sono andati a mangiare. Ho detto: ok, ciao.
finito. Era bello invitarlo Shai qua. Non sarebbe mai venuto, ma era bello comunque provarci. Non credo verrebbe. L'abbiamo già invitato. Vedi, quindi, ma ci sta, sarebbe strano secondo me se venisse. Ma se anche detto voleva preservare il mito. Io sono convinto che prima o poi Shai a un certo punto della sua carriera si aprirà un botto e quindi potrebbe avere l'occasione. Quello di che non ho capito, tutto il bene per Shai, ma eravamo in questo evento dove presentavano libri, okay, e quindi c'era lui a parlare con Ceccarelli, che è questo diciamo esperto di politica, giornalista, che ha scritto un libro sui social. E quello che non ho capito è, cioè, visto che alla fine lì c'era Shai, ma poteva esserci chiunque altro, e mi chiedo che cazzo serve fa spostare una persona dalla Sardegna per fare due domande a un tizio. Ma sai che noia stare in Sardegna dopo un po'. Vero? Capito, quindi però mi sembrava decisamente eccessivo. Ci sta 100%, quindi non ho ben capito perché fosse lì. Ok, però va bene, si sarà divertito. Frank, come al solito, è molto critico. Ci hai fatto una foto insieme? No, troppo. Ah, non l'avresti voluta. Solo con a proposito, no, avrei preferito parlare. Avevo un botto di roba da chiedere, ma non volevo importunarlo. Comunque, ci sta. No, dicevo, a proposito di foto, ieri ho dovuto fare un selfie con un ragazzo che mi aveva riconosciuto alla pompa di benzina. Ok. Ultimamente sto facendo solo dei selfie con ragazzi che mi fermano mega cringe. Io sono tipo... stato assalito. Tu sei stato assalito. No, ti racconto dopo i primi due, poi dopo ti lascio assolutamente la parola. Vuoi un po' di salame? Bingo ha finito il mio salamino. Vabbè, andiamo. Infame. E niente, io stavo facendo benzina e mi faceva ridere perché io quando faccio benzina sono lì che guardo il prezzo proprio come un avaro, perché eppure che sia manomesso, eppure che sia manomesso, ho paura che scatti, cioè tipo che mi volto e scatti tipo tantissimo, c'era la truffa, boh, non lo so, c'ho le mie pare, boh, non lo so, è il mio momento. Tra l'altro, se ti interessa, lo dico anche a casa, sul sito del governo c'è una parte di sito dove puoi andare a cercare ogni distributore in Italia e vedere il prezzo. Bello. Perché loro sono obbligati a comunicare allo Stato il prezzo a cui vendo. Quindi puoi andare a cercare io adesso lo faccio sempre. Anch'io lo faccio adesso col metano. Vai a controllare se il prezzo sul sito del governo corrisponde. Ah, che corrisponde. Ah, no, io non faccio. Okay. No, tu lo fai per. Io lo faccio solo per andare in quello del esatto. Ma quello è prezzi benzina, se vuoi. No, questo è del governo. C'è la mappa e vedi ogni singolo distributore. Infatti l'ultima volta hai fatto rifornimento lì a Perugia, che ti conveniva un botto. Sì, a Firenze costa un cazzo il metano. Veramente, non ho capito perché. 1,1. Cioè, qua costa 1,7, 1,8. Forse non ce l'hanno. Cioè non c'è nessuno che lo prende. Non capisco, se lo sapessi. 1,1? 1,1 a Firenze. Non l'ho fatto a Firenze proprio perché non era. Però speriamoci. Meno il povero, per piacere. No, però 1,1 è un po'. Paga la benzina 1,1. È tornato a 1,6 e ho iniziato a festeggiare. Sì. Sono andato davanti al metano. Ma quant'era una volta? Era? Io lo pagavo 2,4. Io ho pagato 2,7 una volta. No, ok, io dopo una 2,7, volta, però l'ho pagato 0,96. Sì, oro. Veramente? Sì, beh, 2,7 ci sta. Anche era 2,8, oro. Però. Era oro. Morca vacca. Ma lì ho verso. Ho staccato la bombola di metano. Ho caricato la ma verso Pesciari tu ne trovavi 1,14. Quello dopo a 2,8. 2,8? Sì, e non capisci. Cioè, dici. Cioè, come fai a campare? Punto... Cioè, chi cazzo ci viene? No, infatti. Magari stavamo anche discutendo del fatto che ultimamente i distributori di metano chiudono molto prima. È vero. Okay, perché sta facendo molti più soldi. Ti giuro, io non ho notato questa cosa. Non gli frega più niente. Chiudere tardi. Ma è una cosa incredibile, però. Ci sta. Ma questo fregherà solamente a me, a Frank, e a altre persone. Tra l'altro, uno di quelli da cui andavo ha assunto anche un nuovo dipendente. Pensa te. Minchia. Che l'ho beccato che gli spiegava tutte le cose. Susanna in chat dice a Palermo il metano è 2,59. No, vabbè, in linea in realtà con la me a Salerno il metano costa 2,20. Più o meno si allinchia. Vabbè, dicevi tu. No, dicevo che quindi ho fatto un selfie mentre stavo con ancora la pompa di benzina lì dentro e ho dovuto salutare, però mi ha fatto ridere. Ma scusa, perché non c'è il blocco. Sì, non lo uso mai. Il service spesso lo tolgo. Sì, è rotto, vero anche. Perché non è comodo. Sì. Lo rompono? Così è scomodo. E perché? E quindi c'è, cioè, che vantaggio? Che vai ai serviti. Nessuno lo fa per quello. Sì, sono tutti rotti. Se tu vai in una pompa chiusa. Secondo te è fatto consapevolmente? Assolutamente. Ma chi ti ha detto questo? Ma è così. Cioè, se tu vai. Vabbè, è così, cioè me lo devi spiegare. Cioè, se tu vai nei benzinai chiusi la notte, spesso e volentieri nelle pompe che puoi utilizzare è aggiustato. Ok. Se vai nei self-service, spesso e volentieri non funziona quel blocco. Oh, inchiesta. Magari lo fanno per secondo quello. Me potrebbe essere. Io ho sempre pensato sia per quello. Leveline. Perché il motivo per cui vado al servito è che è comodo. Cioè, tu vai al servito piuttosto che stare no, così. No, io sto così. E secondo te c'è qualcuno che fa questo ragionamento? Io sì. Credo. Cioè, tutti quelli che vanno al servito, perché cazzo vanno al servito? Pischelletto ha scritto: mai trovato rotto.
rotto. Io un botto di volte. Io la maggior parte delle volte lo trovo rotto. Il scheletro è pischio comunque. Eh no, lo so, mi faceva ridere che qualcuno della regia ti dava. No, io il 90% delle volte lo trovo rotto. Fateci sapere. Scusate, dicevamo, hai fatto un selfie mentre stavo facendo la cosa. Ma hanno fatto lo sconto? No, non mi hanno fatto lo sconto. E il secondo selfie che ho fatto invece è stato in una trattoria di Roma, in cui praticamente questa ragazza era col suo ragazzo, io ero con la mia ragazza, e questa ragazza, chiedendomi il selfie, praticamente si stava per sedere sulle mie gambe. E questa cosa è stata molto cringe. Cioè, sul momento sono stato veramente un po' stunnato da questa cosa. Però vabbè, alla fine mi è passata. Invece Nick è stato assalito. Non vorrei dire aggredito, ma mi hanno assalito. Ma spiegami questa cosa. Allora, dai, io stavo andando ad Arte Fiera, okay, con Lio. Sì. Ma dov'è Arte Fiera? È in zona Fiera, Bologna. In zona Fiera, è in Fiera. È in Fiera, sì. Un saluto, la chiamano zona Fiera. Cosa si fa? Arte moderna, contemporanea. La cosa strana, che io non sapevo, che mi ha spiegato Lio, sì, è che ci il sono... Suo dio. No, è mio amico. È il suo dio. No. E ci sono suo le... profeta. No, tu sei profeta. Ci sono le... Praticamente è una fiera dove ci vanno le gallerie d'arte. Ma chi se ne frega? Quindi no, è interessante perché è tutto in vendita lì dentro. Ok. È quella la cosa strana. Ah, quindi tu puoi comprare sul momento. Tu puoi comprare. Ma che figo. A dei prezzi assurdi, chiaramente. Ma tipo prezzi assurdi? Almeno secondo me a 5-6 mila, non so, del genere. Comunque non è che c'hai tutti dei Van Gogh e delle robe del genere, c'è anche delle robe. Okay. Ma c'era roba che avresti acquistato? No. Ok. Io li giravamo per tutti gli stand dicendo: ma qua potremmo fare la pazzia. Questa è la pazzia, questa è la pazzia. Chissà. E poi alla fine niente. Cioè, okay. Ovviamente. Ma non è che tu lo sai il prezzo della roba? A volte è scritto, a volte no. Ok. La maggior parte delle volte no, però se lo chiedi te lo dicono. Ci sta cosa mi ha fatto pensare che è figo il fatto che il mio bancomat abbia un tetto. Sì. Ah, perché se ragioni così non lo puoi fare. Sì, sì. No, è vero, è vero. È figo. Scusami. Però lo puoi togliere il tetto. Sì, però mi piace il tetto. Tipo, io ogni volta che devo prendere una cosa grossa, lo prendo, si blocca e dico: ah, cazzo, c'ho il tetto. E la madonna, quando ce l'ho. Vai a toglierlo. Sì, ma ho un tetto di tipo 150 euro. Vabbè, è la spesa al supermercato. Cosa vuol dire? Vabbè, però nel dubbio, così nessuno mi ruba niente. No, vabbè, certo. Poi esagerato. Con i post contactless. È tipo chiedere l'autorizzazione. Cioè, faccio un pagamento grosso e dico: ok, ci devo ragionare bene. Devi prendere un microonde. Madonna, no. Infatti, questo weekend ho dovuto comprare la lavastoviglie. E avevi il tetto. Ma questo è un argomento. Però, fino a raccontarvi, mi hanno assalito. Racconta. Praticamente c'erano queste scale mobili che scendevano. Ok. E io ero tipo dietro l'angolo delle scale mobili. Ok. Cos'è l'angolo delle scale mobili? È dietro. Cioè, sei nel sottoscala. No, stavo salendo su, c'era il muro, le scale mobili. E io arrivavo tipo da qua, quindi c'era un angolo. E poi c'erano le scale mobili che salivano. Non sei bravissimo a spiegare gli spazi. Però non ci sta. Vabbè, eri dietro le scale mobili. Quindi di base ero in un incrocio con le scale mobili. E vedevo la gente che usciva dalle scale mobili. Sì. Esce un ragazzo, mi saluta e fa: ah, ciao. E io: ciao, grande. Esce un secondo ragazzo: ah, ciao, grande. Esce un terzo ragazzo: ah, bla bla. Arrivano tipo 10 persone, 10-15 ragazzi, ragazze. Era tipo una classe. E si sono messi tutti quanti a fare la foto contemporaneamente insieme. Ma era tipo una classe. L'hai gestita? Non era praticamente una classe, ma magari erano solo amici andati ad Arte Fiera, non so perché. E mi hanno completamente assalito. Ah. È stato questo. Ma ti hanno durato 20 secondi. Sì. Poi se ne sono andati. Okay, e sono rimasto un stormo tipo di piccioni. Tipo, ma no, i piragna. I piragna, le piragna. Ah, ok. Piragna. Fine. Ma sei stato palpeggiato, Nick. Ok. Hanno allungato la mano. Hanno provato col post a rubarti 150 euro? No, non potevano, perché avevo il limite. No. Nessuno ti ha toccato. Adesso lo sanno, però. Fanno 149. Io mi immagino questa folla che aggredisce Nick, si toglie da Nick e Nick che resta nudo, tipo. Sì, sì. Sono è stato più o meno con così. Il pipo dritto. Con il pipo dritto. Oggi. Vabbè. Quindi è stata un'esperienza. È stata un'esperienza. Ci sta. Non lo rifaresti? Non lo rifarei. Per fare un appello. Sono un po' stunnato. Non assaltate Nick. Okay. Però è inevitabile. Ma oggi non siamo qua a parlare di assalimenti. Sì. Assalimenti, no. Di assalti. Ma bensì del fai da te. Perché Nick ci ha raccontato che sta facendo un po' di lavoro in casa, ok? E che lavori? E molti se li potrebbe fare da sé, ma non sta accettando le proposte. Allora, o il contributo di persone esterne, ma vicine. Esatto. Tipo esatto. Franceschelli and Toneatti. Esatto, che ti farebbero SMC. Gratis la posa, il posamento, la posatura. Scusami, la posatura del pavimento, ma tu non la vuoi fatta da noi, non si sa bene per quale motivo. Dopo che abbiamo posato ben due pavimenti. Voi volevate farlo anche a casa mia. Anche non perché non hai pagato. Non è accettato. È venuto di merda poi quello che mi hanno fatto. Te hanno fatto tutti i lavori di merda. Sì.
Okay. Quanto te l'hanno fatto pagare il pavimento? La posatura, un bel po', 1.400. Penso quanti soldi potremmo fare. No, ma noi non vogliamo far soldi, noi vogliamo. No, però essere... dico, al di là di loro potremmo. No, certo, assolutamente. Anche perché adesso non si trova più, perché sono tutti a far lavori. Sì, cioè, noi te, molta cioè, noi te, la, te lo posiamo in un anno, però domanda, il risultato è garantito, capito? No, ma cioè, che un anno ci metti, ci chiudiamo lì 2 o 3 giorni. Dai, weekend. Quello ci sta. Però se non vuoi, non ho ancora capito perché non vuoi. Perché dovresti la premiare. Mia paura. No, ma io a me fa mega piacere questa cosa. È una cosa sincero, bellissima. Sincero, ma sì, sincero. Il problema è che un pavimento, se ci sono dei problemi, sei fottuto. Cioè, tu ci hai già messo sopra tipo una cucina. No, ma sei inculato se devi spostare. Ma tu lo capisci? Beh, lo vedi prima, Nick. Scusa. Se magari hai dei problemi nel tempo. No, allora è vero che nel tempo potrebbe formarsi le bolle, tipo. Però dovremmo essere proprio coglioni. No, sinceramente. Cioè. No, è vero. No, cioè, secondo me realisticamente che sa che se scazza il muratore, magari non dico che si arrabbia col muratore, però insomma glielo fa notare, ma finirà lì. Con noi gli peserebbe un botto. Sai cosa? Cioè, sarebbe distrutto emotivamente. Il fatto è che tipo... Come quando hai fatto cadere il mio orologio. Quelli che l'hanno fatto da me è palese non avessero un'idea, eh. Ah, no, cioè, non è gente che lo sa fare. Il mio dovrebbe essere uno che lo sa fare. Dovrebbe. Sì, vabbè, perché te l'ha detto lui. Me l'ha consigliato quello che mi vende il pavimento. Ma cosa vuol dire? Che t'ha venduto quello più costoso. Quindi, no, io ho cercato quello buono. Poi non è quello più costoso, questo è normale. Ti fidi di me? Hai laminato? Cioè, sì. Ma è uguale a quello dell'Eroa con gli incastri? No, però è buono. Aspetta, cioè, come no? Sì, sarà incastri, sì. Sì, è sfruttante, ti giuro. Allora, quindi materassino e... Come ah, ok. Sì. Che cazzo si vuole? Sfruttante è questo. Sì. Con i buchi sotto per far passare i cavi. Beh, potevi farla così in casa. E cos'è l'altro allora? Come si chiama? Laminato. Laminato ha diversi tipi di posa. Il laminato può essere appoggiato, che è tipo questo flottante con il materassino e gli incastri. Oppure può essere incollato... Al posto di essere col materassino. Io l'ho sempre visto col materassino. Ma può essere anche collato, come un parquet. La cosa che mi fa incazzare è che, cioè, con un attimo di voglia lo potresti fare benissimo anche tu. Sai, e che verrebbe perfetto. Lo so e risparmi un botto di soldi. Te lo fai te. E poi, come ti ho detto, i lavori delle... Quando fai un lavoro fai da te. Ma io farò dopo. Non noti gli errori. Cioè, gli errori che ci sono, dici, cazzo, sono belli, sono miei, esatto, sono tuoi. E pensi sempre, ho risparmiato 3.000 euro, capito? Però se lo fai fare a noi, te la puoi anche prendere con noi, che è figo. Non posso prendermi una come, mi fate un regalo enorme mettendomi il pavimento. Non posso anche dirvi che stronzi, me la fareste male. Noi tre insieme. Ma io mi sarebbe diverso. Figo. Così lo fai un po' te, ti puoi prendere tutta la colpa te. E noi comunque abbiamo... Vi divertite, avete noi ci divertiamo. Cioè, a me piacerebbe un botto, no, ma tu non vuoi. Ti giuro che ci ragionerò. Quant'è il risparmio? Diceva così anche per la cucina. 1.800 euro, ti pigli una bella poltrona di pelle come vuoi. Madonna. Bel divano. Un bel divano. Se non una cassa di birra. Un letto, due poltrone. Allora, e cosa aspetti chiamarci? Cassa di birra. Chiama il numero. È che è pericolosissimo un pavimento, perché è sotto tutto. Cioè, se devi cambiare il pavimento, devi spostare tutto quello che sopra. Hai presente cosa abbiamo fatto a Space Valley? A Space Valley abbiamo messo un pavimento. Hai mai visto una bolla? Appunto. Abbiamo rovesciato liquidi. Ma hai mai visto una bolla? Hai mai visto una bolla? Hai mai visto qualcosa che uscisse dal pavimento? No, però tipo il limite esterno. Ma non c'è limite. Il limite in casa tua è la parete. Infatti. Il limite è la tua testa. Sì, tutto qua dentro. No, per me la cosa che semplicemente dovresti dire, secondo me, te e Frank siete due coglioni, non vi faccio mettere il pavimento per questo. Perché questa è la verità. No, a me piacerebbe che lo faceste voi. Cioè, sarebbe molto bello. Facciamo un sondaggio. Sondaggione. Allora. Secondo voi, Nick dovrebbe farsi montare da Tonno e Frank? Oggi è dovrebbe farsi montare da Tonno e Frank. Sì, ci sta. Ci sta. Ah, no, farsi montare il pavimento. No, dai, farsi montare il pavimento da Tonno e Frank. Sì. Grazie. No, io devo ricordarlo. Aspetta, faccio un attimo. Ah, l'ha fatta anche un Pimentana l'altro giorno questa battuta. Ah, sì? Praticamente c'è il suo inviato dal Donetsk. Ok. Ok, che fa. Di Donuts? No, è il. Dai. È una zona est dell'Ucraina. Praticamente fa. E adesso devo lasciarvi perché tipo Mentana fa deve lasciarci per preparare il servizio per dopo. Sì. E lui fa sì, vado a montare. E Mentana a quel punto ha detto chiaramente vamo, è vero che l'ha fatta. Ti giuro, lui ha detto e quindi Mentana si è premurato a spiegare che montare è inteso come preparo il video. Sarà bello perché questa è per esempio una battuta che fa ridere Mentana. Sì, sì, e però era... spiega perché gli fa così ridere. Poteva che deve passarne esternare. Sopra, sì, sì, sì. Nessuno avrebbe mai. Certo. E lui invece ha dovuto spiegare bello. Che era montare. Però ci sta, se l'ha fatto ridere, ci sta. No, io volevo un attimo interrompere per Luca dire Steinman, perché se noi dopo non lo diciamo, poi mi deludete tantissimo, ragazzi. Abbonamenti, mi raccomando.
questo show non si tiene in piedi da solo. Ricordiamolo, come il pavimento. Siamo messi molto male, 1445. Esatto, oggi è 16 non maggio, va bene. Non, no. Dovremmo essere almeno a 1600, quindi sì. Un 1445 è un bruttissimo indicatore. Se non si va su, non torna Cesare. No, esatto, non è come la borsa. Esattamente. Sì. A 1500 abbonamenti nel mese torna Cesare. Invece a 2000 e montiamo il pavimento. Tra l'altro, a 2005 Nelson si fa i capelli blu. Tra l'altro, a proposito di montaggio di fai da te, il buon Nicolas oggi in riunione ha detto di voler sistemare il tavolino che ha sfondato il suo culone l'altro giorno. Intanto io non l'ho sfondato. Tu non sai tenere in mano un martello. Sì, come, come ma, possibile? Ma sarai stronzo? No, uno non sono è stronzo, vero. Sono sincero. Vero, gli amici sono sinceri. Non è vero. Tu non ti ho mai visto usare un... Ma vaffanculo, ma che cazzo dici? Dimmi cosa hai montato. Ma non mi hai mai visto usarlo, ma non vuol dire non vuol dire che non lo sappia usare. Non c'è. Cioè, okay, perché è in mezzo, non si può. Che cazzo vuol dire? Vabbè, ora te la stai un po' prendendo sul personale per ma una dote fastidio. Che non hai. Montalo, montalo qua davanti. Ma ho capito, ma tu ti sei autoproclamato un handyman e basta. No, non mi sono fatto. Sì. Perché un po' ti sei un po' handyman suona molto male, se posso dire. Handyman, no, handyman. Ok, ok, handyman non l'avevo mai sentito. No, anche quella secondo me è una riparazione che ci sta a fare. Non la puoi fare naturalmente. Chi se ne frega di ripararlo. Ma è divertente è ripararlo. È tutto spaccato. Ma no, sono solo le giunture che sono. Però scusa, ti gasi a far quello o non ti gasi a far roba per casa tua? Ah, è che casa è un mia, attimo ho una responsabilità diversa. Esatto. Soprattutto se, non capisco. Sono carico di fare cose da solo, ma dopo le cose strutturali base. Cosa hai perché fatto se da scazzo solo? Quelle, dimmi roba che hai fatto da solo, che ti è venuta bene. Tipo, non ho ancora fatto niente. Ma nella casa. Vita? Nella vita? Roba da fai da te. Ho fatto il tabellone. No, ecco. Appunto, allora, no, bellissimo, bellissimo. Vabbè, però se me lo dai così l'assist me lo dai. Vabbè, però allora, è un'impresa difficile. C'è stata una volta, c'è stata una volta che abbiamo fatto una puntata di Spaceball in non cui abbiamo serviva, questo tabellone, un tabellone, ok, un tabellone per lanciare le freccette. Io, ragazzi, non ho mai visto Nicolas, potete recuperarvi la round, non ho mai visto Nicolas così nel panico, nel... Ma ricordiamo il nome. Aspetta, come che video era? Era Quiz indovina il cartone animato, mi sa, tipo. Non era VIP qualcosa. Ho fatto una staccionata a casa. Hai fatto una staccionata? Sì. Comunque, Nicky, ogni volta che vado dietro il set gli tiro un calcio. Ma anch'io adesso. Ah, ok. Anzi, l'altro giorno tipo ho strappato un pezzo perché mi serviva da mettere da qualche altra parte. Mi sembra un po' esagerato, però. Comunque dico, non è durato nel tempo? No, non è durato nel tempo perché è dietro il set completamente sfasciato e mi faceva ridere quando... È stata imperizia nel tenere. Sì, ma mi faceva straridere quando Nicolas cercava di attaccare i pezzi l'uno con l'altro, però senza avere una base d'appoggio, quindi tipo dava le martellate all'aria. E poi la cosa bella di Nicolas... No, niente. E poi la cosa bella di Nicolas è che cerca di sistemare tutto con le L. Cioè, lui ha tipo questa sua. Vedi. Ma questa è la scuola Little Big Planet. Ma non funziona così. È un gioco del genere. Tutto con le L. Con le L. Le L. Ti attaccano due cose così, che è esattamente quello che ti serve, in qualsiasi cosa. Effettivamente il primo set di Space Valley era fatto con delle L. Era fatto con delle L, ma non è che le L le puoi usare per tutto, non è che le puoi usare per le basi, non è che le puoi usare però per... una buona partenza. Sì, no, certo, certo. Cosa stai cercando, Nick? La mia staccionata che ho fatto a casa. Perfetto. Intanto vi chiediamo sul giardino. Gruppo Telegram, chi c'è dentro, naturalmente soltanto chi è abbonato, di magari mandarci un audio con spiegandoci robe che avete fatto voi, quindi roba fai da te, e di cui siete orgogliosi oppure che vi è venuto estremamente. Sì, chiaramente, cioè, almeno io tipo per fai da te intendo potrei farlo fare da un professionista, ma ho deciso di farlo da solo. Le tracce nei muri. Le tracce nei muri. Tipo se devi far passare dei cavi nei muri, fai le tracce. Quindi devi scavare il muro. No, devi, è un casino. No, quello è tosto. No, io non lo farei. Quello non è tipo, tipo ha detto è una cazzata farlo da solo. No, quello è vabbè, vero. Sa far tutto. Esatto. No, tipo, secondo me le cose che riusciremo a fare sono tirare su muri di cartongesso. Imbiancare? Imbiancare, tirare su muri di cartongesso, mettere giù, posare diciamo l'impianto elettrico. Grazie. Ci sto lavorando per capire come funziona l'idraulica. Potremmo beh, arrivare anche sarebbe bello imparare queste cose. No, mi ricordo il vlog di Cane Secco quando aveva cambiato il rubinetto. Okay. Cioè, in realtà, i montare i rubinetti sono capaci. Il problema è gli attacchi acqua calda e fredda che scazzi. Sì. Vabbè, o se scazzi. Cane Secco credo lo sappia fare, quindi possiamo chiedere a lui. Io, se vuoi, quello che ti posso fare è attaccare la lavastoviglie. Vabbè, quella è una stronzata, sono tre bulloni. Infatti, però, Nick, ti va bene? La lavastoviglie è già inclusa nel montaggio della lavastoviglie. No, ma te la voglio attaccare io. No. Cioè, una roba. Perché no? Perché no? Ma sono mega appassionato, cioè sai che è la mia passione attaccare lavastoviglie. Non è vero. Ma quindi si può dire, Nick, che hai una lavastoviglie? Sì. No. No, è vero, non ce l'ho. Non c'è. Scusa. Io ce l'ho, è pure che la mia muoia tra poco. No, vabbè. Io
Io comunque col fai da te mi sento in realtà solo a mio agio quando sono robe decorative. Cioè, se tipo devo... Ultimamente ho fatto un quadro. Il pavimento non è decorativo. No, non è decorativo il pavimento. Appunto. Però lo faresti, sì, quindi... No, però tu ti senti a tuo agio. Ma sì, vabbè, ma il pavimento è un conto, ormai sono un esperto. Però tipo... Sapete, amaro. Se devo fare dei sei quadri... Amaro? Sì. Dov'è? È in freezer. Che amaro è? Montenegro. Ma non è non vero, di quel colore. È Aperol. È Aperol. Niente, andiamo. Però tipo ultimamente ho fatto una cornice, l'ho presa sì. bianca di legno orrenda, di quelle che costano tipo 2 euro, e mi sono messo tutto lì a decorarla con la vernice, un po' a grattugiarla. Che cos'è che vorrei incorniciare a proposito di incorniciamenti? L'altro giorno mi è capitato, sono andato a guardare i commenti sotto al video della matriciana. Sì. E adesso lo vado a recuperare. Aspetta che l'avevo mandato ai miei abbonati. Che cazzo è il gruppo? Arrivo. Ma Nelson dove è finito? Cosa sta facendo? Ho detto che sei rotto il cazzo. Ah, ci sta. Quelle cose inutili. Ah, trovato. Praticamente, cosa mangiamo oggi? Sì. Ha risposto, ha scritto sotto il nostro video. Quello della matriciana? Sì. Ma come è possibile? Hanno scritto, grazie Frank, quindi sanno il mio nome. Che figo. Ma perché li hai citati? Sì. Vabbè. Quindi vuol dire che hanno anche guardato il video. Pazzesco. Se dovessimo possibile. Grazie, non c'era bisogno. Se dovessimo passare da Bologna, un salto nella valle spaziale ci sta. Sul serio? Che figo. Grazie. Però cosa gli fai fare? Niente. Esatto. Ma anche in live. Dai, gli farei cucinare. Gli faresti cucinare? Non lo so. Ci sta a farli cucinare, scusa. No, gli spiegherei come fare una lasagna decente, guarda. Perché non una live? Anche una live, quello anche una live, cucinare. Ci sta. Loro che hanno tipo provato qualsiasi cosa. Quello è fighissimo. Quello vabbè, ma volevo parlare di loro solo per no, dire. Vabbè, era una roba interessante. No, è che mi hai fatto venire il link per no, il fatto che ci sono tutti questi ospiti che tu, ad esempio, ma anche io sono fatto così, non chiami perché hai un po' tipo li rispetti timore. Un botto. Sì, tipo Fra Frog e Richard ancora le chiedo scusa, ogni tanto scrivo Fra, mi dispiace. Ci sta, beh, ci sta per il trauma che non gli abbiamo provocato. Vabbè, un po' si sono divertiti, cazzo. Non lo so. Tu li hai sentito dire? No, è vero, non li ho sentito dire questo, però in live erano contenti fin quando non li abbiamo fatti disegnare. Lì si sono veramente rotti i coglioni. Dai, era un momento, un momentino. Vabbè, il salotto. Merda, devo 10 euro a Richard. Per come l'app, l'app per condividere lo schermo. Ah, vabbè. L'ha pagato 10 euro. Sì, non so. No, ma come? Non c'avevo dietro i contanti. Vabbè, mi ha fatto ridere perché ho visto un'intervista di Yotobi. Cioè, in realtà, una discussione tra Yotobi e Marco Merrino. Yotobi spiegava il fatto che si è perso un sacco di collaborazioni, ok? Per il semplice motivo che la gente, per timore del fatto che fosse Yotobi, oddio, pressione così, non lo chiamava. Che è stato esattamente il motivo per cui non abbiamo tipo collaborato con Karim. Oddio, cioè, l'abbiamo chiesto, No, non l'abbiamo mai chiesto. No, aspetta, l'abbiamo mai chiesto. Noi, secondo me, l'abbiamo fatto intendere, però abbiamo già dato la maglietta a uno spettacolo. Sì, però abbiamo sempre detto: no, aspettiamo un'idea fighissima, perché con lui dobbiamo fare una roba strafiga. Così, alla fine c'era un po' di timore, perché comunque ci piaceva a tutti. E quindi, secondo me, non l'abbiamo mai fatto per quello. Stavi per dire un dio? Stavi per dire un dio? No, non ho mai detto questo. No, assolutamente. Secondo me, l'avevamo invitato. Veramente no, per me no, per me ne abbiamo sempre detto aspettiamo parlato. Di avere un'idea no ci abbiamo parlato, sono sicuro anch'io, però io mi ricordo che non avevamo mai l'idea che dicevamo cavolo è quella giusta per poterla fare con gli Yotobi, credo cioè credo che ci avevo parlato, mi ricordo cosa gli avevo scritto. Dio. Karim, vabbè, adesso questa è corrispondenza privata, magari esatto. Magari sono cazzi suoi. No, messaggio lungo come ero io che li invitavo a un concerto di Rover. Però spacciandolo per un concerto dei Pinguini, perché effettivamente era un concerto dei Pinguini a Torino. Geniale. E lui ha detto non riesco. Niente, finita. Vabbè, comunque dici dei tuoi lavori, Nick. No, Nick, tu sei andato perché c'è scritto qua in scaletta Nick ha comprato un portalibro. Ho comprato un portalibro. Che cazzo è un portalibro, Nick? Cioè, capisco una libreria. Una piccola tasca porta libro da tenere nello zaino. Cioè, tu devi comprare tutta roba per la casa e compri un porta libro. C'era un mercatino e a Giardino Margherita le Serre. Ok, un sacco belle, tipo di bellissime. Tipo tutti i botteghe artigianali. Un mercatino col permesso, facevano fattura. Sì. Giuro, me l'ha fatta scritta a mano. Ok. E ho preso un porta libro. Ma cos'è un porta libro? Ce l'ho di là.
Ma non è così, l'ho detto stamattina. Ma infatti, questo l'ho detto in gag stamattina. Ma io ho segnato perché io vorrei sapere stamattina. No, perché studiamo un po' la live. E Nick, ho portato un portalibro. Io faccio. Io segno. Ma non lo trovo troppo interessante. Ma è figo. Ma che cazzo me ne frega di un portalibro? Descrivimelo ancora prima di vedere. Ma è una. Allora, è un. Palesemente una truffa che hanno venduto a Nick. No, descrivi, non lo stai descrivendo. È tipo un sacchettino nero in cui tu metti. Vabbè, l'hai già visto. No, non è nero. Ma è bruttissimo. È bellissimo. Ma che senso ha, Nick? È pure brutta la grafica. Qual è tu sarai senso? Brutto. No, ma fa cagare. Qualcuno si è impegnato, ha fatto questa grafica. Pesci pagliato. No, guarda, aspetta. Che bello. Tu ci metti dentro il libro. Cioè, è un tipo una bustina di scout in versione piccola. A me la scusa un attimo, serviva. Quanto hai pagato quella roba? Mi ricordo poco. Tipo 15 no, euro. Come 15 sì. Allora, che cazzo dici? Allora, aspetta, dai, non è stupido. No, aspetta. No, una merda, non è stupido, dai. Perché no. Se tu butti un libro, un fumetto, quello che è, nello zaino, ti si spiegazza. Ma comprati una bustina. Sì, ma lo vuoi far vedere? No, cioè, dai, sei... per piacere. No, non lo tocco. Voglio toccarlo. No, mi spotti, no, hai, hai le mani acide, è vero. Cioè, ma te dimmi se devi insultare il lavoro di. Posso vedere la grafica? È molto bella. L'ho presa apposta per dei pesciolini rossi. Non sono pesci rossi, sono pesci pagliacci. Pesci pagliacci. Come te. Ma sono dipinti sopra? No, è stampato. Ah, è ricamato. Ah, è ricamato. Non è ricamato, è stampato. Io posso toccarla? No. È inguardabile, Nick. Cazzo, ci ho provato. A me piace. Non mi frega un cazzo, sinceramente, di quello che piace a voi. Sono un po' esagerato. Non ho capito. Dimmi. Bene. Sondaggione. È palesemente. In allora, sondaggione, a Nick frega di quello che pensiamo noi o no? Comunque dicono, è, in chat dicono è palesemente un sacchetto per la tombola. Ecco cosa sembrava che metti tutte i numeri, dai, okay. Che poi devi pescare. Però è super comodo, ci ho messo dentro i libri, adesso non ce l'ho il libro perché quanti libri ci stanno? Uno. Quello che ti ho comprato io? Sì, quello ci sta. Ah, dicono anche che dentro. Sembra un guanto da cucina. Anche. Beh, è vero, no, potrebbe beh. Sembrare un po' un guantino. Come fa essere un guanto da cucina? No, la presina. Ma io qua ho segnato anche Nelson ha comprato il padel. No, no, no. Erano due cose. Io ma non tu, ho ma tu stamattina di cosa ti facevi per segnare queste cose e dire cazzo? Non è vero. No, io ti ho detto segna padel. E tu perché gli hai detto segna padel? Perché sono andato in un negozio che hanno ristrutturato a Bologna a giocare a padel. Vestiti e anche di roba sportiva. E c'è un intero reparto del padel. Ma adesso è famoso. Infatti, ma ci vorrei andare. Ma facciamo organizzare. Ma un non torneo. Possiamo fare tipo un torneo su Around. Noi che ci spacchiamo. Sì, pensavo più per andarci per i vlog. Ma possiamo fare anche per potrà fare per i suoi vlog. No, vuoi uccidergli il facciamo canale? Facciamo una live. Bella una live padel. Una da partita. Cazzatissimo. Quello sarebbe figo. Quello sarebbe figo. Tecnicamente complesso. Ma no, si fa dal cellulare. Comunque posso dirti che è la tipica cosa che ci giochiamo una volta e poi mai più. Sì, no, sono conici. Infatti ma io non ho capito, la tipo roba, tennis. La non allora è una specie di tennis ma è con i racchettoni la simili spiaggia. Racchettoni ma è tipo badminton simili. No, è campo da tennis tipo. Ma tu hai intorno delle pareti di plexiglass e quindi la pallina può rimbalzare sui muri. Ah, ma è squash, esatto. No, però è uno contro squash. L'altro è squash un campo è da tennis. Uno contro l'altro. Sì, ma non è. C'è la rete in mezzo, è uno di fronte all'altro. Per è un campo da tennis. Di fare malissimo agli altri. E si fai male, c'è gente che diventa cieca, c'è questa cosa. No. Lui diventa cieca. Sono le palline negli occhi fortissimo. Cazzo, ti può arrivare a tutti i punti una palla. Ma diventa veramente cieca. So che c'è questa cosa del no, non andiamo, diventi cieco. Non gioco. No, sei fuori. Neanch'io. Però, insomma, il gioco è io colpisco la pallina da tennis ti e faccio punto se tocca due volte nel campo dell'altro. Quindi devi riuscire sia con colpi normali sia facendola rimbalzare nei muri. Proviamo a vedere cosa. Scusa una partita sì. Per sì proviamo a mettere due professionisti. Eccoli. Questo è, c'è scritto final highlights. Quindi tu puoi giocare sia come tennis normale no? Senza ma sembra tennis le... però c'hai anche è senza tutti fuori muri. Esatto non c'hai il fuori vedi pam. Ah ok oddio, oddio è andato dire? Fuori il tizio non hai il fuori quindi puoi usare tutte le pareti. Ah, cioè, quindi se dici non la piglio, vedi? La lasci andare, poi esatto. La prendi dopo. O puoi anche colpire direttamente tu il muro per sì, fare. Vabbè, ma è da impazzire. Sì. Ma come fai? Beh, è pericolosissimo il fatto che la pallina rimbalza, ma poi ci danno delle botte. Sì, più che altro penso che rispetto al tennis sia più imprevedibile dove porca... vada e quindi ti arrivi. Peccato non ci sia sopra anche. Aspetta, ma rimbalza più volte però. Per terra no. Ah, cioè per terra una volta, ma pareti sì. Quante vuoi. Esatto. Più che altro credo, rischi... poi non so bene. Ma rischi tantissimo di schiantarti contro il, la parete. Sì. Cioè quello lì assurdo. Prima stava per schiantarsi di brutto. Adesso vincendo, adesso ci sarà un punto decisivo. E voglio vedere il punto. Bam! Che altro rispetto al tennis uno scambio dura molto però di più. Però in realtà sembra che la pallina viaggi lentissimo. Comunque no, ma non no. Ha il soffitto. No, il soffitto no.
Peccato. Mi fa ridere che questo sport è nato palesemente perché due non avevano un campo da tennis e giocavano in casa. Ma è perché è recente come sport? Allora, magari no. È diffuso recentemente. È diventato molto famoso. Cioè, tipo nel circolo da tennis nella mia zona hanno due campi da tennis e adesso hanno fatto quattro campi da padel. Più che altro, sai cosa? È un pochino più accessibile rispetto al tennis. Cioè, per me sì. E quindi ci va anche la gente che non ci sa giocare. E quindi c'è molto la cosa del noleggio ad ore, vado con gli amici a fare la partitella. Ok. E mentre il tennis, se non sai giocare, fai veramente fatica. Sì, è veramente tosse. Qui è un pochino più, gioco male, però mi diverto. È come racchettoni in spiaggia. Sì, come anche lo squash, sì, vai, sì, ti sì, diverti. Sì, bowling. Sì, no, esatto. Puoi giocarlo pro, puoi tranquilla. Giocarlo a cazzo. Certo. È uno sport con la palla di derivazione tennistica. Si pratica a coppie in un campo rettangolare chiuso da pareti su quattro lati. Indoor, storia. Nel 69 il messicano Enrique Corquera, o Corcera, non so, volendo costruire un campo da padel tennis nella propria abitazione ed essendoci dei muri proprio a ridosso dello spazio disponibile per tracciare il campo, concepì l'idea di considerare i muri come parte integrante del campo di gioco. Un genio. Poi regolamentò il nuovo gioco e lo chiamò padel. È del 69. Cioè, l'innominata che dice sport da milanesotti. Qua a Milano letteralmente tutti giocano solo a quello. Ma non è solo a Milano. A Milano però... No, però si vede che dice, nel senso, sport modaiolo. Ad aprile 2020, 1200 campi da padel in Italia. Ah, cioè, nella mia zona ce ne sono quattro. È follia. E appunto, dicevo, hanno ristrutturato questo negozio che vende anche cose sportive e c'è proprio il reparto di padel. Non c'è quello di tennis, c'è quello Vediamo di padel. Vediamo quanto durerà questa moda. C'è basket, calcio, pallavolo e padel. No, neanche pallavolo. Basket, calcio e padel. Su Wikipedia dice: stanno investendo varie città nella costruzione di nuovi campi per il numero sempre crescente di praticanti, stimati in più di 500.000. Minchia. Sì, wow. Sì, no, è super... Sì, secondo me è una moda passeggera. Sì, dai, palese. Sì, vediamo. Sì. È che probabilmente è molto divertente. Domina l'Argentina. Campionati mondiali vinti quasi tutti dall'Argentina, tranne 4 dalla Spagna. Io vorrei andare a giocarci. Io vivo in un paesino mini, ce ne sono due. Minchia. Assurdo. Apriamo un centro di padel. Ma che cazzo, nel Decathlon vicino a me c'è il campo dentro anch'io. Che puoi affittare. Vabbè, come da noi che fanno quello di beach volley. Sì. Ah, beh, fortissimo quello. Magari adesso è di padel. Si gioca al Mike. Veramente? Da tipo due Mike anni. Fa tutto. Beach volley? Il Mike da due anni in una squadra di beach volley. Beach volley l'ho sempre odiato perché è uno sport in cui fai fatica. Io odio la sabbia. Sì, anch'io odio la sabbia. Che cazzo di fatica. Però mi ricordo che chi faceva beach volley era tipo guardato come un dio. Cioè, se tu sei il capo di beach volley, tipo al mare, qua in Riviera, sei dio. Però al mare è già diverso. Cioè, se fai in città, è proprio da stronzi. Città, sì, è proprio da stronzi. Sono andato una volta, mi hanno riempito la macchina di sabbia, non sono mai più tornato. Odio il beach volley. Ma perché il sudore ti fa appiccicare la sabbia. Dai, comunque come se vai al mare, però senza le precauzioni del mare. Quindi ti riempi la macchina di sabbia perché non hai tipo i teli, le cose. Devi sgrullare i piedi. Non lo fa mai. Scrolla di brutto. Perché ti senti in città. Quindi tu hai finito i tuoi lavori di casa. Cioè no, allora parliamo un attimo così. Della cucina di. No, ma vai, parla. No, allora, intanto diciamo, Nick purtroppo alla fine ha ceduto e non ha deciso di avere una cucina a microonde. Un microonde cucina. L'unica cosa che ha confermato fino adesso è stata la cucina. Pentiti. Tranne spendi. Vabbè, sono cazzi suoi. Cazzi miei, scusa. Tranne il microonde, ho preso tutto. Abbiamo un range tra i 0 e i 100.000. Sì. Ok. Non ho preso il microonde. Ma più di quanto pensavi? O meno di quanto pensavi? Sono riuscito a spendere un prezzo che era più o meno quello generale, okay. Cioè quello che ti fanno sempre i primi metodi, però prendono tutto quanto molto buono. Questo perché ti hanno convinto. Ho fatto del fai da te da questo punto di vista, perché tipo gli elettrodomestici che ti danno loro, okay. Con cucine, una pistola non è fai da te, eh? Scusa? No. Gli elettrodomestici che ti danno loro sono sempre con dei prezzi di listino alti o standard, non hanno senso, sono della fascia bassa. Io ho detto, guarda, cioè, tipo io mi ha messo per esempio un forno, ok. Io ho detto, scusami, ma così per curiosità. Sì. Se volessi prendere un forno a vapore, quanto mi cambia di differenza? 500 euro. Ok. Perché devi fare questo accento? No, vabbè, si vede che la persona che parlava con lui aveva questo tipo di accento. No, ho sparato completamente a caso. Ok. E lì sono un attimo rimasto. Ho pensato. Ma scusami, ma questo forno a vapore su un negozio online costa 500 euro. Quindi sì. C'è qualcosa che non mi torna. Okay. L'ho chiesto di togliere tutti gli elettrodomestici dalla cucina. Ok, quindi l'hai lasciata vuota, senza elettrodomestici. Senza elettrodomestici. Okay. E me li sono presi. Io per la misura giusta. Della misura giusta.
AirPods. Spendendo uguale, ma prendendoli molto buoni. Però non li dovrai montare tutti te. No, me li montano loro. Ah, ok. Vabbè, ci sto. Quindi super, super offerta. Li hai fregati. Fottuti. Per 80 euro a elettrodomestico. Però comunque... Minchia, per mettere le tue viti, Nick, ma non facciamo i tonno. No, sono incasso, sono robe. Ah, no, io a casa mia fatto. Io incasso ne ho fatti 5, te lo giuro. No, due ne abbiamo fatti. No, ne abbiamo fatti due, vero. Però questa è stata una gran mossa della cucina. Ci però, cioè, ti combaciano le consegne col montaggio. E la cucina, se va bene, la monterò a settembre. Ma Nick punta a essere lì a dicembre, a far Natale. Il 2023. No, io punto a ottobre, adesso. Ah, è ottimista. Punti a ottobre? Ottimista. Sì. Ok, puntare. Il mio muratore mi disse, sarai dentro casa per Natale. Madonna. Sono entrato a giugno. Merda. Allora, io ho fissato i lavori a luglio. Tutto. Ok. Basta. Spero che li riescano a fare. Ci sto. Hai sentito il nuovo disco di Kendrick Lamar? No. Sì, è fighissimo. È una bomba. Sì. Non l'ho ancora ascoltato. È figo. È molto figo. Ma ho anche visto che vuoi comprare delle Birkenstock. No. Ci ho pensato, però poi ho detto continuo a usare le Crocs che ho rubato a Spacevalve. No, me l'ha mandato tonno. Hai visto com'è diventata Hilary Duff? Mi ha detto... La smettete di infamare Hilary Duff. Ma potrai. Perché? Ma perché adesso c'è questa cazzo di moda delle Birkenstock qua in studio? Ma anche Cesare le ha comprate, ha detto che sono comodissime. Ma va bene, anche la Sofia ha detto che sono stracomode, anche lui le sta usando, ce l'ha lì. No, non sono Birkenstock. Eh no, sì, che sono Birkenstock di plastica. Adesso queste sono Birkenstock. C'è scritto Birkenstock. Sì. Queste qua. Sì. Dai, Frank, ma porca vacca, è un po' vicino questo piede. Ma sono quelle marroni. Ma i piedi sono sia di plastica che di... C'è una cosa che non ha senso, Frank, faccio vedere i propri piedi. Vecchio, fa caldo, sto... Ma poi me l'ha calato qua di fianco. Sì, adesso le stanno promuovendo. Quando accolgo gli ospiti. Cioè, mi fa ridere come le Birkenstock siano passate da il centro calzature dove avevano solo le ottantenni di periferia di merda... C'è quello proprio da ortopedico all'ingresso del negozio appena distrutto. Cioè, quella la storia che ho messo è la prima cosa che vedi quando entri nel negozio. Un po' di moda. Sì, sì, sì. Ma io le vorrei usare in giro. Ah, ok, ok. Cioè, quando io ho visto la storia, ma che te l'ho anche commentata, ho detto, ma adesso. No, da usare a casa. Ok, se io vedo Nancy che mi arriva con le birre, cioè mi uccide. Io domani vengo qua in birra. Vabbè, ma tu, vabbè, hai avuto tutta sta passione. Ma ce le hanno tutti. Cioè, Frank le usa, Cesare le ha. Sì, sì. No, poi mettetevi dei pantaloncini. Li ho comprati i miei primi pantaloncini. Allora, diciamo, chi è qui e si lamenta del caldo e non ha i pantaloncini, non può parlare. Allora, li ho comprati, conscio di non usarli in giro, ma di usarli a Space Valley. Vedremo. Però li ho presi carini. Vedremo. Sono comunque dicono di aprire un OnlyFans sui piedi. Ci sarebbe. Sì. Frankfit. Scrivetemi, se siete in più di 10 lo facciamo. Ci sta. Dai, abbonamento a 28 euro. Cioè, decido io. Sì. Ok. Ma 50. Ci sta. No, dicevamo, Nick, allora, tu sei diventato un esperto di... No, stavamo parlando di Hilary Duff. Parliamo di Hilary Duff, te lo giuro, è diventata... Hilary Duff è una mamma. Andatevi a recuperare il video di Vanity Fair o Vogue, non mi ricordo mai. Sono le foto che guardo attorno quelli di Vanity Fair. No, c'è un servizio in cui vanno a casa sua e lei fa vedere la sua... Ah, okay. Di recente. Lei fa vedere casa sua. Dicendo sono a mio agio col mio corpo. Esatto. Casa sua. Dopo aver avuto tre figli. Sì. Ha una casa molto bella. Figa. È anche molto bella lei. Ha una casa molto bella. No, lei è stupenda, io non riesco a capire. Io veramente innamorato. È un'ottima cantante. Sei un po' innamorato. Sì. Ma canta ancora? Avevo il ricordo no, la mamma. Quando ero piccolo, fa l'attrice, anche pensavo, non può essere più bella di come era una volta. Sì. E invece, sì. E ti dirò, è anche bravina a recitare, cioè ci sta. Vabbè, sì. Però Your Father è una stronzata, sì. No, ma è carino. Zero, come zero. No? Oh, io sai che odio quella come, roba. Sai come l'ho valutato? Un incrocio, un incontro tra How I Met Your Mother e New Girl. Ok, io perché sono ignorante sul fattore. Allora, circo. Cioè, la cosa che ha un pochino in più How I Met Your Mother rispetto a Father è che è un pochino più meno stupido da un certo punto di vista, ti affezioni di più al personaggio, un pochino più romantico. Sì. Mentre questo è molto più leggero. Ok. E ci ritrovo le parti di New Girl lì. È un comune incrocio. Ah, cioè, quanti episodi avete visto? Per ora tre? Tre o quattro. Quattro, no, forse quattro. Ma esce una settimana. No, sono uscite, è uscita la prima stagione. Ma sono dove? Ah, finisce già lì. Ma dove? Episodi. Sì. Dov'è? Disney Plus. Disney Plus. Disney Plus. Interessante. 20 minuti, mezz'ora l'uno. Potrei guardarlo. Anch'io, potrei ti guardare. Giuro, non cioè, già le sitcom per me però sono... Però 10 episodi che... Sono... È uscita, infatti Calella ha detto, siete stati stupidi. Cioè, Calella l'ha guardata. L'ha guardata. Io l'abbiamo vista perché ho visto un post di Calella. Okay. Che ha detto, pensavo fosse una merda. Tutti pensavo fosse una merda. Sì, sì. L'ho vista. In realtà ci sta. I personaggi aspetta, sono tutti... Aspetta, questo è Calella che parla. Sì. Okay. Sono tutti originali rispetto a quelli precedenti, delle scimmiottature di quelli precedenti. La serie non c'entra un cazzo con quella vecchia, ma strizza l'occhio, cioè ci sono delle citazioni molto carine, anche molto velate alcune, alcune più palesi. Ma quindi non c'entra niente. È
No, è se non è collegata. Non è collegata. Non è collegato, no? Però se sarebbe uno spoiler. Ok, ok. E diciamo che c'è un ci sono dei collegamenti, alcuni più velati, altri sì, però più palesi. È una storia diversa, è una storia diversa, okay. Non c'entra niente. La formula è la stessa, ma un po' prende in giro la vecchia formula. Ok. C'è un po' una scimmiottatura comica della, la prendo un po' per il culo. Passati anni, in effetti. È comunque ai tempi nostri, quindi ci sono tutti i social. Ah, tutto sì, quanto. C'è un po' la dinamica di Tinder. Fighissima. No, è fighissima. Tinder, ma anche la messaggistica, che sì. In quella vecchia non c'era. E infatti, secondo me, quello sembra inserito molto bene. Cioè, dici, okay. È una roba che non è facile inserire. No, non è facile inserire. Non rompe. E l'unica cosa che dice Kal-El è: sono finiti 10 episodi, perché cazzo ne avete fatti 10, io sono arrivato al 10° episodio e voglio sapere come cazzo va. Cioè, poi scusa, la sitcom sono 20 episodi. Ne hanno fatti 10. Però corti. Secondo 20, 30. Secondo me avevano scaga. Magari era una roba che hanno detto non sappiamo come andrà. Magari è la prima stagione. No, è la prima stagione. Dico, magari la seconda 24. Magari sì. Boh. Poi c'è non è più periodo di sitcom da Ilaria scrive: Ilaria Duff si è bevuta la sua placenta. Veramente? No, è una cosa vera. No, non credo. Secondo me sì. Ma non credo. Lanciamo la falsa informazione. Sì, per favore. Rinnovata alla seconda stagione, che ne avrà 20 puntate, dice figo. John Drums 17. Allora, sarà vero? Cazzata. Per la seconda saranno 20 confermate, dice lo sfregiato. Però a me ha fatto veramente impressione quando l'hanno annunciato, che c'era la gente che, oh mio Dio, sembrava Madonna. Io ero un po' incazzato. Ma per cosa? Perché non dovrebbe essere semplicemente. Però scusa, è una storia diversa. Allora, esatto, non è che può fare. Secondo me hanno fatto due errori. No. E il fatto di, allora, diciamo che la cosa che mi ha fatto paura è pensare a Scrubs, a quando hanno fatto la stagione dopo Scrubs, che è stata una merda apocalittica con degli altri personaggi. Sì. Adesso no. Cioè, dico, hai detto che era una storia diversa, eccetera. No, infatti, però non lo sapevi prima. Ah, soprattutto non l'hanno chiamata Pinco Pallo, l'hanno chiamata How I Met Your Father. Quindi uno, non sapendo di che cazzo parla, dice, ok, è la stessa, lo stesso brodo riscaldato come Scrubs. Sì. E soprattutto hanno fatto una campagna di immagini e di trailer che sembrava una stronzata. Ma cioè, anche le immagini di How I Met Your Mother, di How I Met Your Father, quando vedi la copertina, sì, ci sono loro tutti sorridenti, abbracciati, che sembra una minchiata, mentre quella vecchia no. Sì, però, non so, cioè, nel senso, secondo me se fai un trailer di una qualsiasi... No, ma anche l'immagine, anche la foto. No, ok, però se fai un trailer, un teaser di una qualsiasi sitcom, ok, sì, è difficile che appaia come una roba credibile. Cioè, nel senso, a me, tipo, io no, che non sono un fan, mi sembrano sempre tutte delle minchiate. Sì, ma anche poi How I Met Your Mother all'epoca sembra una minchiata. Appunto, poi vai dentro, la contestualizzi. Io parlo proprio del linguaggio che hanno usato, tipo nella foto, sembra una di quelle cose stile che fanno su Hulu, quelle cose... Ma poi c'era tutta sta cosa della critica produzione Hulu, e quindi era la gente... È di Hulu? Sì, è di Hulu. Perché fanno merda. Ok. Andiamo a vedere il trailer. Delle robe molto superficiali. Ok. Ho trovato il trailer. Il trailer fa abbastanza schifo. Ma il trailer non l'avevo visto, mi baso sull'immagine. Ah, guardiamo il trailer. Cioè, l'immagine sembra una di quelle cose... Cosa divertente, io non avevo capito fosse Hilary Duff quando l'ho visto la prima volta. Non la conosco, cioè non l'avevo vista da 20 anni, perché... Cazzo, gli sembra uguale, però. Sì. Sembra anche più Friends in realtà che I Met Your Mother. È lo stesso bar? No. No, non è lo però stesso. Però c'è una cosa simile. Boh, cioè, nel senso, perché dice io non l'avevo visto. Per... È perché sarà uscito in America a gennaio. Ah, e noi dopo. Stronzo. A me ricorda più Friends comunque, non so perché. No, a me no. Mi sembra un botto di più. No, ok, qua è un botto di mettere un mano. Ma quindi non c'è un Barney? C'è una roba sì. Cioè, sono tutti originali come personaggi. Sì, ok. C'è un personaggio che fa la parte comica da Barney. Ok. Ma è diverso. Ok. Comunque ti giuro, guardando i primi tre, me li sarei sparati tutti. Sì, no, a me sta lo stavamo guardando insieme, dicevo, i primi tre episodi. Sì, i primi tre episodi. A me sta piacendo veramente tanto. Però sì, cosa capisci? Speriamo. Fa schifo. Io non l'avevo manco visto. Ma dai, dal trailer. Ma cosa hai capito? Che fa schifo. Ma magari è sbagliato. Google immagini. Cioè, se guardi l'immagine, proprio quella copertina, dici porca troia. Ah, boh, vabbè, ma sarà che cioè, proprio zero aspettative. Ma secondo me è soprattutto una questione di affezione. Cioè, sai che ti vanno, è come se ti dicono, facciamo un nuovo... Avatar, che figo! Avatar è diverso, è come se ti dicono, facciamo un nuovo
Film Marvel, wow! Una roba che è finita. No, una roba che è finita. Una roba che è finita. Sono riusciti a ascoltare, non mettere male, quindi... Cioè, come quando hanno detto facciamo una nuova stagione di Scrubs con altri personaggi, okay. Ma vaffanculo. Il fatto che fanno Tom Cruise Top Gun. Però scusa, se adesso tipo riannunciassero un'altra stagione di Scrubs, no, ok, no, 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 sarebbe tutti contrari. Io sì. No, dispiaciuto. Ma perché? Che non ha chiamalo un altro modo. Abbiamo fatto una nuova serie su Zach Braff con tipo i Medici. Harry Potter. Va bene, l'hanno chiamato Animali Fantastici. Okay. Sì, sì, ah, devono cambiare nome, ok. Ah, porca troia, sì, è come se ti dicono facciamo il 9 di Harry Potter. Sì, poi magari fa merda. No, okay. Cioè tu prendi la lore, ma fai una cosa okay, diversa. Ok, ok, va bene. Sì, prego, bene. Pingu. Grazie. Cosa è successo? No, ho trovato l'immagine. Ah, dovresti aprirle. Ma ce l'hai pronta, lo vedo da qui. Ma è tutta sgranata, è una merda. Ma loro per i coglioni. Ma guarda. Ma sì, si capisce. Non si capisce neanche. Ma dov'è Hilary Duff? Scusa. È questa quella che volevi, Nel? Sembra, cioè, quale neanche pixel è Hilary Duff? Scorri un po', vai in giro, vedi, sembrano dei coglioni. Non sembra una roba figa. C'è quella che abbracciano. C'è quella che ce n'è una sul ponte dove camminano abbracciati. Però fai ancora, vai a vedere quelle di Mamma e Tua Madre. Sono molto simili. Ma fammi, esatto, fammi vedere quelle. Esatto, voglio fare il confronto. Ma adesso sono il problema è che è una scimmiottatura di quello. Cioè, uno okay. dice. Mi sono guardato. Però quante stagioni sono? 9? 10? Non lo so. Mi sono guardato 10 anni di sta roba. Sono super affezionato. L'ho rivisto 3 volte. Mo mi riscaldano il brodo. Ok, aiuto. Okay. No, è perché io non essendo cioè, non affezionato la cosa. Poi guarda, hanno cambiato il nome. Ma non ci assomiglio. Però dico, non essendo affezionato alla cosa, dico, devi mostrare giustamente il nuovo cast e faccio una foto un po' in quello sì, stile che lo ricorda. Sono quelle foto sorridenti, un po' col glare, con le magari lucine. L'hanno fatto apposta. Ma penso che sia fatto esatto. apposta, esatto, no? Ma non mi ispira. Ah, okay. Non cioè, sarebbe una serie che guarderei. Okay, cioè, non okay. l'avrei mai guardata se non sapessi. Hai trovato che... l'originale? Sì, ma Bingo non me ne mette perché è sgranato. Anche se sono cazzo, è una roba diversa, eh? No, è uguale. Non c'entra niente. Uguale? No, secondo me non c'entra niente. Non c'entra niente. È totalmente diverso. Ma secondo me. Ma non capisco, non è positivo io che mi ricordo sia diverso. Delle immagini che erano ma no, dico. Guarda questa, tipo. Dico che quella nuova ha proprio un. Ispira vibe da serie super flat, banalissima. Ah, ok, okay. Perché questa no? Esatto. Ma questa è, a parte che erano altri tempi. Però, noi abbiamo il bias di averla vista. È una foto vista. Su sfondo bianco in cui si sono sprecati sì, per una poltrona a forma di bacio, ma fa schifo. Ma è una roba originale del cazzo, brutta ma originale. Devi contestualizzare. L'altra ce ne sono 100.000 fatte così. Brutte, sono serie brutte. Ah, ok, intendi quello. Ok. Complesso. Secondo complesso. Me ne parleremo. Mentre Madre è invecchiata davvero male come serie. Sai che io l'avevo riprovata a guardare e non mi stava dispiacendo. Secondo me Barney no come personaggio. Secondo me anche Barney è invecchiato male. È invecchiato? Dovrei rivedere. Ma secondo me rispetto a Friends è invecchiata peggio. Esatto, Friends che è di... Friends effettivamente non è invecchia. Ma io l'avevo riprovata a vedere, non è che... Wow. Io cosa, la stavo riguardando tutta. Ma tu l'hai guardata l'anno scorso? Sì, ti giuro, avevo incominciato la prima stagione. L'avevo incominciato. Ma l'hai finito? Due. No, non l'ho finito. Non hai mai visto. No, tutto però Friends. Ti dico, non so come fosse al tempo, ma non è che mi faccia sentire. No, mi fa ancora ridere. Io la stavo riguardando l'anno scorso e mi stava ancora piacendo. Okay. Mentre quando mi capita di vedere qualcosa di How I Met Your Mother, lo trovi cringe, un pochettino un po' di stucchevole. Sì. La cosa figa, secondo me, di Friends è che tu conosci un po' i personaggi. Se tu passi e stai vedendo, vedi al volo una scena di Friends, ti fa ridere. Ok. Cioè, è bella, la capisce. Okay. Mettere Madre un po' questa cosa non c'è. Ci sta. Cioè diciamo che Friends non ha rispetto a Mettere Madre tutte quelle parti estremamente romantiche okay. Un po' cringe. Ok, ho capito. È stupida e basta. Ci sto. Beh, vabbè, io poi non essendo affezionato a nessuna delle due. Sì, te non capisci un cazzo. No, esatto, sì, assolutamente. Non è cosa neanche Scrubs. Assolutamente, sì, la gente che scrive Mettere Madre è migliore di Friends. A parte che sono diverse e poi non esiste se questo non è il gap Friends, generazionale. E poi è il gap generazionale. Giustamente i giovani. Che lì c'entra tantissimo, giusto? Perché noi siamo vecchi, infatti. Ok. Sì, noi siamo vecchi. Sì, noi... Scrubs è meglio di tutto. Io voglio altre 16 stagioni di The Office. Quello ho provato, quella non mi fa. Cazzo, la vita secondo Jim. Quello non è paragonabile. Quello però. No. Vabbè, The quella tu puttana... dovresti vedere The Office. lo so. The Office non invecchia. Aspetto che The finiate di parlare. Perché quanti anni ha The Office? Ne avrà 10, però voi guardate 15. Quello UK o US? US. Ma è il primo. No, non è il secondo, UK, però è UK molto quello. Più bello. No, cioè Steve Carell che è no, fuori di testa. US. A me hanno sempre detto guarda quello UK, ma tipo parlo di forse andavo alle medie quando c'era. No, guarda US. Ma non c'era Ricky Gervais. UK. UK. In ecco, US c'è cioè Steve Carell che è assurdo. Lui è The Office. Cioè, è quello. Ci arriverò prima o poi. Tutto in famiglia è invecchiato molto male. Tipo io l'avevo rivisto. Anche la vita secondo me. Vabbè, team, sono una merda di partenza. Secondo Jim non me lo tocchi perché è pazzesco. È invecchiato ma sono malissimo. Una merda. Cioè. Però io c'ero molto affezionato quando l'ho visto. Io vorrei fare il rewatch di Malcolm.
Ma come sarei mega curioso. Avevo iniziato. Dalla comicità che ha, mi ricordo che è una comicità che non capisci totalmente quando sei. È da adulti rispetto a quando guardavamo noi. È super anni 90. Io addirittura un po' come guardare Griffin. Sì, esatto. Ma cos'è che Malcolm a me mi metteva ansia? Cioè, io quando lo guardavo, soprattutto per le dinamiche tra i fratelli, che si facevano delle cose pesissime, mi metteva un botto ansia. Avevo riprovato a vedere qualche episodio ed era figo. Cioè, era interessante perché c'erano delle cose che sicuramente da ragazzetto non coglievo minimamente. Ma poi dopo aver visto Breaking Bad ha tutta un'area diversa. Cioè, invece l'avete mai visto Modern Family? No, ma no, bellissimo, cazzo. Io ho visto che mi dice quasi tutto. No, è geniale. Io l'ho visto quasi tutto. Dopo un po' mi ha rotto il cazzo. Verso la sesta stagione che un po' una Mi sa che dovevo mollare. Dopo recupera, però. Quello è geniale. Io vorrei una cura. Potevi vedere The Office. Non esiste nulla di più geniale. Ma è che ancora ne parlate. Devo aspettare finito. Ma chi cazzo ne parla? Nessuno di noi lo sa. Vedi, l'hai tirato fuori. Ogni tanto. No, io perché l'ho letto in chat. Aspettare. Io vorrei essere un botto di questi club qua si spaccano di sitcom, ma non capisco come fare. Cioè, ma ci ho provato un sacco di volte. Community l'hanno appena citato, l'ho visto quasi tutto, poi dopo un po' ma dimmi come fare. Cioè, non riesco a stare oltre le due stagioni, mi rompo già il cazzo. Non faranno per te, io me ne sparo dritto. Lo so, io non ce la faccio. Cioè, io dico cazzo. Beh, ma io anch'io vado a periodi, però. Okay. Cioè, non è tipo adesso non ce la farei. Ok. Quindi, secondo me ci sta. Cioè, quando guardo una sitcom dico è che è strano, il mio cervello non so perché, ma ha proprio la concezione di sottoprodotto. Ti spiego. Cioè, penso, caspita, ci sono delle serie pazzesche. Mi sto guardando una sitcom, ok, sottoprodotto, sto sprecando tempo. Non so perché faccio così. No, è un'energia mentale diversa, comunque. Sì, cioè, non sei troppo impegnato. No, non è che devi capire la trama complessa. I sentimenti che mi dai sono fighissimi perché mi fa stare leggero. Esatto. Però non ce la faccio, non so perché. È devastante. E sai quante volte ci ho provato a guardare la roba? È vero. Ci ho provato due volte. Friends ci ho provato. Non ce la faccio. The Office. Ma The Office la prima stagione. Dove sei arrivato The Office? Ti scatta metà della seconda barra terza. No, sono arrivato a metà della seconda, la prima puntata. Però mi piaceva un botto. A me quando hai tirato fuori quel pudding dal cassetto. È che la prima stagione di The Office ti dice: è tutto basato sul cringe, sei a disagio. E quello è no, per me. Cioè, per me è la cosa assurda. Però che dopo diventa cringe, conosci i personaggi e c'è del genio comico di scrittura folle. Infatti era mega curioso, ma un po' c'ero arrivato. Però già la prima, che era tutto cringe, io ti giuro, mi spaccavo. Cioè, mi faceva proprio spaccare da ridere quella comicità perché mi piace il cringe non giustificato. Nel senso che non sembra una battuta, ma è solo cringe e basta. Non ce l'ho fatto. Cioè, è veloce. Io ho pensato, forse l'unica cura è guardarlo insieme. Ah, magari sì. Cioè, perché lì non mi sento in colpa perché dico lo sto facendo con amici. E riguardiamoci tutto The Office. Mi sembra un po'. Prima finiamo. Vabbè, ma la prossima volta che ci vediamo lo finiamo. Ma stasera guardiamo alla fine? Stasera le prove. No, hai detto stasera. Ah, prima sì. Sì. Lo guardiamo qua. Se non hai voglia di venire di là. Sì. Andiamo a casa tua. Va bene. No, a casa mia. Dove ti pare? Io alle 10 devo essere pronto. Chi vuole venire con io me? Io voglio venire a casa tua. No, te stasera cosa fai? No, sì. Vieni a vedere la quarta puntata di How I Met Your Father. Ieri da. La prima, ricordiamo la prima. Però i cazzi siete. Ma è una madre. Vabbè. Intanto vorrei. Ah, merda, ci sono dei vocali. Io avevo detto vaffanculo, cazzo, vado scusami, però The Office è pure su Prime. Dovremmo fare Watch Party. Ah, merda. Però è infinito. Cioè, sono infinito, però ne guardiamo un po'. Cazzo, figo, però. È figo della terza stagione. Vabbè, comunque, io penso che. Sai che Frank penso che sia andato a casa perché a un certo punto doveva andare a. Esce 1970 Show. Che cazzo dici, Iris? Qual è? C'è una serie che si chiama That 70 Show. Ok. Ah beh, sicura che l'hai visto tutto, esatto. Vero? E c'è scritto che esce 1970 Show con gli stessi attori. Fighissimo. Figo. Quindi anni 90. Sì. Figo. Che è figo perché è una serie fatta però di solito 10 anni dopo. O forse 20 anni dopo. Quel periodo. Sì, comunque se Frank è andato a casa è passato dalla finestra del bagno. Figo. Perché è andato in là, però potrebbe averla sfondata e essere scappato. Ma io vorrei sentire gli audio. Ci hanno mandato degli audio, incredibile, non pensavo fossero arrivati e perciò sentiamoli, vai. Il primo è la grappa, racconto di quando il fai da te mi si ritorse contro. Era il 2015 e realizzai finalmente il sogno di avere un mio graffito direttamente sul muro di camera mia. Sogno che durò poco perché una mattina i miei mi svegliarono con dei secchioni di vernice e mi dissero che avremmo rimbiancato casa di lì a poco. No, quindi brutta. Assistetti allo strato di muro col mio disegno totalmente sbriciolato. Fu orribile. Peso.
Grappa ha appena avuto un traumato. Beh, ci sta, capito. Gli spiace. Mi spiace. Nelson, non mi frega niente. No, aspetta, cosa è successo? Non ho sentito. Era roba pesa. No, è pesa. È pesa. Non so, non sono... siamo. Fai che Grappa per farti consolare. E perché non c'è più la base? Ti odio. È quello fare te di solito. In questa casa dove vivo con i miei genitori, facciamo fare tutto questo mega affresco in tutte le pareti della mia camera da mio zio, che è uno che disegna molto bene, di tutti questi pianeti fighissimi. E tipo qualche mese dopo che l'aveva fatto abbiamo cambiato casa. Oh, e l'ho lasciato lì. Veramente? Sì. Tu zio non ci hai imbiancato le pareti qua? Mio, non no, era. Non è non era tuo zio. Io come se fosse tuo no, zio. Mio zio no. Ci ha fatto. Ci assomiglia però. Cosa ha fatto? Di mio zio? No, quell'altro zio. Ah, l'altro zio. Assomiglia a quello all'imbianco. Quello americano. Vabbè, prossimo audio. È vero? Sì. Più che ma io... fai da te, io sono il king della crocco. Che è successo? Io e la mia fidanzata abbiamo comprato questa Panda del 2004, regalata praticamente, comprato, abbiamo pagato solo il passaggio di proprietà. Insomma, dopo tipo una settimana che ce l'avevamo, abbiamo spaccato entrambi i tendalini parasole, che sono quei pezzi di, diciamo, plastica. Di plastica dove ci sta lo specchietto che ti para dal sole, o quando stai in autostrada ci metti il, diciamo, il biglietto per pagare poi l'autostrada, classico. Beh, ci si sono spaccati entrambi, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, per tirarli giù, se la plastica era vecchia, e io me la sono stampata in 3D, mi sono stampato il pernetto in 3D e l'ho riparato così, perché il pezzo normale costa 30 euro e ti devi ricomprare tutto. E con 80 centesimi di stampa 3D, e quindi mi sono progettato il pezzo. E l'ho stampato e l'ho attaccato al tettuccio della mitica Panda. Con mezz'ora ho fatto tutto, invece spende 60. Tanta roba, poteva dirlo in metà del tempo, però è vero, però mi è piaciuto figo. Perché l'ha narrato, ha fatto una bella narrazione. Ciao, sì. Ci sta. Ma avete mai visto Arrested Development? E niente, l'ha quittato. Niente, l'aveva detto in mezzo alle due. Arrested Development. Allora, no, aiutatemi in chat, io l'ho visto quasi tutto, e è fatto dagli stessi di che cosa? È fatto dagli stessi di qualcosa. Sono sai te, fratello. Non mi ricordo, l'avevo visto per quello, ma non mi ricordo. Comunque, io vorrei finire questa live, tanto adesso ha regiquitato Frank perché l'aveva detto. Ma io devo parlare di lavastoviglie, di no, piani costura, finiamo con il finale molto triste, perché ho visto che c'è un audio che si ha intitolato Pischia finale molto triste, che voglio dare questa nota di tristezza alla live e chiudere per sempre. Ah. Prego. Riverenza a tutta la Valle Spaziale. Come esperienza nel fai da te ho provato a fare decoupage, quindi roba abbastanza manuale, e ho fatto un cartellone con delle lucine, tutte le foto mie e del mio ragazzo, e con le foto dei gatti e del ormai defunto cricetino. Riverenze. Avevo paura si sarebbe mollata col ragazzo. Ah, dopo avergli regalato il cricetino. No, il cartellone, scusa, esatto. Sì, il cartellone. Vabbè, dai. Va bene, grazie agli abbonati, grazie a chi? E Cibi Fan per 10 sub regalate, e grazie a voi se riusciamo ad andare avanti con questo show, abbonatevi sempre. Oggi non siamo andati molto bene. Avete un abbonamento infatti gratuito al mese con Amazon Prime, se volete farlo ci sono un sacco di vantaggi, quali non avere la pubblicità, possono partecipare al nostro gruppo Telegram dove poter mandare anche questi fantastici vocali che avete sentito, e avere le emoji, avere i badge e un sacco di altre cose che non mi ricordo ma... ci sono scritte sotto, cazzo. Poi, allora, vi dico solamente una cosa che ho scoperto su lavastoviglie, che è assurda. Bellissima. Allora, Bosch e Siemens producono nella stessa fabbrica e fanno le stesse identiche cose. Il sito è uguale, i prodotti sono uguali, cambia solamente l'etichetta. A riverenze!